Firenze. Bianco rosso è il colore, bianco rosso è l'amore che mi porto nel cuore di questa città. Forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale. Renault, le auto possono ancora migliorarci la vita. Nuova Renault Clio, tua da 9.950 euro in caso di permuta o rottamazione. Nelle concessionarie Renault, Rigoni Franceschetti, di Vicenza e Tiene. Berica Carburanti, il tuo punto di riferimento e fiducia. Berica Carburanti, un piano di convenienza. Lino di Qui Giovanni, leader nel serramenti PVC, ritorna con la nuova LD Serramenti, gioiello della più sofisticata tecnologia avanzata. L'eccellenza su misura. Buonasera a tutti, benvenuti a Diretta Biancorossa in questa partita serale. Immagino che siano in molti ad essere in collegamento con noi questa sera, perché vorranno sapere il nostro punto di vista, le nostre sensazioni su quello che è successo ad un... a Stefano Tittomaglio. Bene, questa è l'unica cosa che sentirete da noi qui a Diretta Biancorossa, perché poi andremo avanti e non ne parleremo certo più. Di quello che lui faceva nella sua vita privata noi chiaramente non eravamo per certo informati. Quello che possiamo dire è che dal punto di vista sportivo, del commentatore sportivo, delle informazioni che dava, dell'amico, perché era ed è un amico, noi non abbiamo nulla da dire, perché era ineccepibile, una brava persona, in questo senso faceva bene il suo lavoro. Per tutto il resto, chiaramente non sapendo niente, siamo rimasti attoniti, ci siamo rimasti malissimo, però questa è una trasmissione sportiva, Diretta Biancorossa parla di Vicenza Calcio, quindi questo è quello che continueremo a fare con il sorriso, tifando per la nostra squadra. Detto questo, do il benvenuto a Fabio Nuoro, Marco Rabito. Buonasera. Da una parte, ciao ragazzi. Buonasera. E dall'altra abbiamo... Don Gaggia. No, scusate. Gaggia, devi farti tutti i battesimi prima, quanto mi battesimi. Devo stare tranquillo, ve l'ho detto stasera, perché sennò... Ciao ragazzi, Don Federico, ciao Don. Buonasera a tutti. Tra l'altro... È la volta che mi confessa. Tra l'altro, sì, vabbè, a parte che se dovessi confessarlo, povero te, non oso pensare. Però quanti giorni? Tre giorni. Una settimana. Una settimana. Ascolta, bella. Don Federico, se ci vuole una settimana per lui, credici che ci vuole un mese per Andrea Tronco del Veneto Imbruttito, che sta andando alla grande, un sito, una pagina Facebook che sta veramente spaccando, e poi oggi ne parleremo, ci racconterà un sacco di cose, ma non solo, perché con gli anni, qua con le barzellette, lui non è che se la passa proprio tanto bene. Ah sì, fra l'altro, poi diciamo tutto quanto perché non avete ancora il microfono, ma ci tenevo a salutarvi, così come saluto tutti gli altri ospiti, anche gli amici da casa. Andiamo subito però allo stadio da Francesco Formaggio per le formazioni, visto che è già iniziata. Ciao Francesco. Ciao Sara, sì, è già iniziata la partita, direi nell'indifferenza del pubblico biancorosso, tutti seduti in curva, una curva che presenta anche qualche spazio vuoto. C'è campeggio uno striscione chiuso per dignità, curva sud e nient'altro, solo il Moreno presente, che non manca mai nelle partite. Per il resto non c'è nemmeno un vessillo, nemmeno uno striscione. Andiamo con le formazioni: il Fano schiera Miori, Lanini, Ferrani, Soprano, Masetti, Torelli, Capelluppo, Schiavini, Varano, Filippini, Germinale. Il Vicenza con Valentini, Bianchi, Crescenti, Milesi, Giraudo, Romiti, Bangu, Alini, De Giorgio, Giacomelli, Comi. Solo due parole, Sara. Allora, abbiamo sentito dai colleghi di Fano, è una squadra che teoricamente si dovrebbe schierare con una sorta di albero di Natale. 4-3-2-1. In avanti solo Germinale. Fioretti, che è il giocatore di punta più importante della formazione marchigiana, va in panchina, e questo a giudizio dei giornalisti di Fano, perché in qualche modo la tattica della formazione ospita sarà quella proprio di stare chiusa in difesa e di ripartire. Per quanto riguarda il Vicenza, il consueto 4-3-3 con a centrocampo Alini, Bangu e Romizzi è una sostanziale conferma della formazione tipo, con Comi al centro dell'attacco e ai suoi lati Giacomelli e De Giorgio.
Perfetto, grazie Francesco intanto, poi torneremo con te perché insomma lo sentiamo bello frizzante. Avete sentito, non troppi tifosi allo stadio, era prevista... C'è già un gol, mi sa, eh? C'è già un gol del Vicenza forse, eh? Forse. Allora, staremo a vedere. Marco, vai con il commento, però ragazzi, dobbiamo sì, commentare quello che vediamo qui. Non tra l'altro, parte. Negli ultimi giorni sembrava ci fossero delle variazioni anche nella disposizione del centrocampo per il Vicenza, che poi non abbiamo visto. Si parlava di Tassi, sono anch'io curioso di vedere questo giocatore, magari verrà schierato nel secondo tempo, visto che già era quasi in procinto di entrare ad inizio partita. Il Vicenza ha provato una prima azione d'attacco poco fa, adesso la palla è manovrata in difesa dal Fano. È un inizio tattico, praticamente si gioca a centrocampo in questo momento. Andiamo, insomma, sembrava di aver sentito un po' di rumore, quindi non sappiamo, però vediamo un attimino Vicenza in... Poi in attacco Vicenza, attenzione, si porta al limite dell'area, un retropassaggio per il portiere, viene allungata. Marco, vai con i numeri di telefono, per piacere. Allora, il numero di telefono per interagire con noi è sempre il solito, 335-77-16200, potete interagire via SMS o anche via WhatsApp e mandarci anche delle foto. Volevo tornare anche sui risultati delle partite di oggi, se un è possibile. Un secondo solo, che allora guardiamo un attimino la schermata, perché Don Federico, so che tu volevi essere là, però ho sentito la curva, insomma, poca gente, nei distinti ce ne sarà ancora di meno, quindi tutto sommato male non ti è andata. No, infatti, infatti. Allora, abbiamo noi un turno di riposo, arriviamo oggi, quindi ci siamo un attimino riposati, però ci sono tutte le altre partite. Allora, andiamo con la schermata dell'intera giornata, o serata, che dir si voglia. Fabio. Sì, eccoci qua. Beh, sappiamo intanto che il Bassano è in testa alla classifica perché ha espugnato il campo di Fermo. Pertanto vediamo i risultati. A Mestre, San Benedettese batte Mestre 2-1. A Fermo, Bassano batte Fermana 1-0. A Ravenna, il Padova ha vinto 2-0. Sant'Arcangelo e Reggiana 1-1. Sud Tirolo ha battuto il Modena, che ormai è spacciato, 3-1. E poi appunto tutte le altre partite. Ma è spacciato. Partite. Ma è spacciato. Spacciato a livello... Non deve neanche fare il campionato. Ma rischia di Vicenza fanno, sparire. Vicenza sappiamo che giocando, il Bassano è in testa alla classifica fino a domani sera, perché il Pordenone giocherà appunto domani sera. E pertanto se il Pordenone dovesse vincere, passerebbe in testa alla classifica della Serie. Cosa dici, Don Federico, quando dice già Modena è spacciato alla quinta giornata? No, ma perché... no, è spacciato. È assurdo che faccia il campionato. No, dai, Don Federico. Sì, sì, ma insomma, già ha avuto problemi anche con... La partita col Mestre, gli è andato 0-3 a tavolino. È una società che è stata imbastita come non si sa bene neanche come, quindi... Cagliendo il presidente del Modena. Sì, ci sono dei problemi societari grossi, gravissimi, e probabilmente anche i risultati nel campo conferma. 0 punti dopo, cosa sono, 5-6 partite, insomma, è abbastanza logico, insomma... Ecco, volevo già... sai qual è il colmo del Modena? Che il Modena adesso farà un campionato da 0 punti, diciamo, però magari verso la fine potrebbe decidere realmente i play-off, perché non essendo una squadra che gli frega niente, secondo me no. Modena, secondo me falserà il campionato, perché tante squadre ormai sarà falsato questo campionato. Insomma, c'è già chi si è preso 3 punti a tavolino, perché è falsato, magari si trova con Vicenza, fa un pareggio, ritorno. Ecco, comunque volevo anche costa, sottolineare qualcuno che ci manda il messaggio dove è finita la capolista. Ecco, il Vicenza assieme ad altre 6 squadre ha una partita in meno. Sì, detto anche questo. E non abbiamo ancora perso. Anzi, 2, perché il Padova ha già giocato e il Bassano ha già giocato, quindi è come avesse 2 partite in più in questo momento. Occio, che c'è il Fano. Ascolta Luciano, devi trovare un termine diverso calcio da 8-8-8. Calcio d'angolo preso. Lui commenta così la partita. Il Fano ci ha provato un po' di più di noi per adesso. Sì. Anche poco fa il Fano era andato vicino alla nostra porta con un bel cross, molto teso, poi siamo riusciti a sbrogliare. Adesso usufruisce di un calcio d'angolo, quindi... Fano che mette la testa avanti più di noi in questi primi 5 minuti. Cosa saranno 80 tifosi da Fano, più o meno. Sì, sono dai. Tutti pizzaioli? Tutti pizzaioli. No, no, vediamo il calcio d'angolo che viene battuto dal Fano. Risultato è di 0-0. Prima avevamo sentito un po'... Attenzione, parte l'angolo, esce il nostro portiere che para, fa su il pallone. Telefonata a Valentini in questo corner, battuto molto lento. Il nostro portiere ha avuto vita facile sugli avanti del Fano. Valentini che nell'ultima puntata di Rigorosamente Calcio, insomma, gli è stato detto, ma probabilmente tutto sommato non vi va male di non essere più nella parte alta della classifica perché avete più respiro, non vi sentite la pressione addosso. E invece lui ha detto no. Fa bene, in realtà ci dà carica, ci dà morale, quindi stare in alto fa assolutamente bene. Nulla di fatto. Francesco Formaggio, andiamo allo stadio, una battuta veloce. Una battuta veloce con il Fano un po' più spavaldo del Vicenza in questo inizio, come avete detto anche voi da studio, un paio di incursioni nell'area biancorossa e Vicenza
che al momento sembra ancora un po' imballato. Ancora imballato? Sì, dimmi Fabio. Francesco? Sì, come sai, dimmi tu. Allora, un tuo punto di vista, come la ritieni questa mossa da parte dei tifosi di non di fare silenzio in pratica del tifo? Ci sono schierati? Allora, è una bella domanda, nel senso che si corre sempre il rischio di scontentare qualcuno quando si dà una risposta. Ora ti dico molto semplicemente come la penso. I tifosi hanno fatto questa scelta perché stanchi di una politica societaria, non si è mai capito se fosse stata propensa ad una cessione o meno. Credo che da parte dei tifosi la presa di posizione sia più che altro generalizzata, proprio sì, sulla situazione, così più che su una vera aderenza con Boreas o con chi voleva acquistare la società. È la mancanza di chiarezza. E la mancanza di chiarezza si è detto tanto in questi settimane. Sì, ma allora io ti chiedo, Francesco, tu ovvio hai dato hai fatto la tua disamina, ma cosa c'è della squadra in questo caso qua? Cosa ci rimette, secondo me, anche sotto il profilo dell'entusiasmo, io credo, no? Ah, guarda, c'è il comunicato della Curva Sud che parla abbastanza chiaramente e conferma quello che stai dicendo. Cioè, la Curva in qualche modo si scusa con la squadra per questa presa di posizione. Dice, guardate, voi sostanzialmente siete tra l'incudine e il martello, cioè siete tra noi e la società. Però noi siamo praticamente costretti a prendere questa posizione per manifestare alla società la nostra necessità di essere parte in causa in questa gestione. Cioè, nel momento in cui voi ci venite a dire vogliamo cedere, la trattativa è ben avviata, sappiamo di tutte le dichiarazioni, sono state fatte anche di Franchetto che sosteneva la solidità del gruppo Boras, e poi tutto sfuma senza che in realtà sia saputo esattamente perché e per come. Ecco, questo è tifosi non andato giù. Io allora, sto riprendo la presa di posizione della Curva. Francesco, a questo riguardo riprendo la parola io e dico che tra il primo e il secondo tempo veremo alcune informazioni relative a questa figura, no, di Boreas, e anche a come mai, a nostro avviso, e anche secondo le notizie che ci sono arrivate, Vifin ha deciso di adottare un determinato tipo di politica. Tra il primo e il secondo tempo, cose che nessuno ha per il momento, quindi avremo piacere insomma di volerle condividere con tutti i tifosi, curva o non curva. I tifosi hanno ragione. Per quanto tutti gli anni che io seguo il calcio non ho mai sentito che i tifosi abbandonino i propri beniamini. Uno all'esterno, un tifoso, sono sei mesi che vanno avanti una telenovela. Loro vogliono, giustamente come ha detto lui, chiarezza. Sì, allora devi però non fai sciopero con la squadra, cosa c'entra la squadra? Scusa. Vabbè, scusati con la squadra. Don Federico, non so la tua idea a riguardo, però uno potrebbe anche dire, insomma, ho capito che... Eccolo! Mamma mia, il Fano! Vicino al gol il Fano, vicino al gol, a dire la verità, non ha concluso bene, però l'azione è stata molto pericolosa. Cross basso. Colpo di piatto centrale in mano a Valentini. Un rigore in corsa. Vabbè, dai, era facile da parare. C'è anche da dire questo, che per la prima volta la squadra gioca comunque bene o benino, che dir si voglia. E stanno stanno fuori. Tutto questo aspetti societari, andate e ti fate il calcio. Potrebbe anche dire, no? Sì, sicuramente penso che la squadra è l'ultima che in qualche modo deve fare a meno dei tifosi, anzi penso sia il famoso tredicesimo uomo in campo, dodicesimo, ma anche tredicesimo, perché numerino. Se guardiamo gli appassionati tifosi che abbiamo da anni, insomma possiamo dire che sicuramente dodicesimo e tredicesimo uomo in campo il tifo. Non credo sia questo il modo più corretto verso la squadra. Ecco. Beh, già il fatto che comunque la curva non sia totalmente vuota, ma semi vuota, vuol dire che c'era una parte di tifosi che non la pensavano uguale al comunicato. Questo è. Tutti la pensano alla stessa maniera, no? E la Barcellona? Guarda che il nostro reverendo è super tifoso. Ma c'è tutto qua. C'è attacca tutto adesso Vicenza. Attenzione. Sulla fascia di sinistra, sul fondo Giraudo viene contenuto e riesce ad uscire il Fano che riparte in contropiede. Ma il Veneto... Contropiede sulla fascia di destra del Fano e palla messa in calcio in fallo laterale per chiudere l'attacco, Marco, degli nostri avversari. Hai fatto caso che l'ultima squadra che abbiamo giocato che è stato il Sud Tirol in casa, no? Anche questi giocano più o meno come il Sud Tirol. Sono tutte così le squadre di Serie C. Farà il Pisalò. Farà il Pisalò, che peraltro sarà schierato un po' come aveva fatto il Padova con noi. Voglio sapere, Veneto imbruttito, perché tu hai fatto un sacco, voglio dire, di video, di interviste, ma sul mondo del calcio, di come viene vissuto il calcio nel Veneto, non ancora.
No, invece l'ho fatto un video su... sì, ho fatto un reportage. Ah no, sì, hai ragione, con i tifosi del Venezia. Esatto, ho mostrato una trasferta di un tifoso, quindi in un derby, Venezia, cioè Padova-Venezia. Me la ricordo, con i siamo partiti con i veneziani dalla stazione. Derby, posso darti una piccola dritta? Perché ho seguito molto il Veneto, cioè seguo anch'io le interviste che fai in giro. Perché non fai i giocatori imbruttiti? Perché secondo me ne sanno meno di veneti. Quando gli fai le domande. Potrebbe funzionare di più. Se vuoi fare le domande ai giocatori delle varie province, secondo me ne sarò molto meno di veneti. Ma l'ho dimenticata quella del derby contro Venezia. Comunque dopo la performance di Cleopatra e Cadaveribus, come che si chiama l'amica sua lì? Tina Müller. Tina Müller. Vabbè. Abbiamo fatto di grandi ascolti. Però poi... Guarda che è colpa tua, perché sei tu che hai fatto lo scherzo, che abbiamo ripetuto. Ventesima taglia. Andiamo con... Comunque dopo ne parleremo, perché insomma il Veneto imbruttito non sta mai fermo. Questo per certo. Marco? Allora, io volevo, se posso, spendere una parola anch'io sulla scelta dei tifosi. Io ho frequentato per tanti anni la curva, adesso non la frequento. Adesso non la frequento da un po', però dico, è difficile da fuori giudicare le scelte che vengono fatte in un ambiente molto grande che raccoglie un gruppo eterogeneo di persone. Quindi scegliere una visione comune, una scelta comune è sempre difficile. Io penso che, pur non condividendo del tutto questa scelta di non sostenere la squadra e non farsi sentire, aver preferito una scelta pacifica e non violenta, certo, per me è la cosa positiva di questa protesta. Cioè, come? Spiega. Il fatto di non essere, di non aver fatto un tipo di protesta che sia violenta, non che sia fatta di atti. Non è che sono scesi in campo con fumogeni. Quindi andare allo stadio a sostenere lo stesso. No, Fabio, anche le proteste che hanno fatto l'ultima partita, loro hanno aspettato che finisse tutta la partita, appunto, se ne sono andati fuori. Però sono andati a sostenere la squadra, dico. Certo, ma in ogni caso ci sono proteste e proteste, loro sicuramente l'hanno fatta in maniera pacifica, cioè non hanno fatto invasione di campo, non sono andati giù con fumogeni. Ma infatti io sto dicendo che secondo me fare il silenzio è la cosa più... cioè, si va allo stadio per sostenere i propri beniamini, punto. Vabbè, ci sono anche quelli che stanno nei distinti, che stanno lì ziti sempre in curva, ci si aspetta dell'altro, ma... Io sto parlando in generale. Questo è quello che hanno scelto. Messaggi, Marco? Sì, allora, degli amici a casa ci chiedono a che ora si gioca lunedì prossimo. 18.30 confermato. Quindi è confermato 18.30, anche questa è una scelta abbastanza discutibile della federazione. Tra l'altro oggi ho visto che ci hanno messo le partite col Pordenone vicine, ravvicinate. Coppa Italia. 22 e 24 di novembre, pazzesco. Giochiamo due volte col Pordenone in tre giorni. Una in Coppa Italia di Serie C e una in campionato. Fuori casa, Pordenone. Sì, un'altra domanda che ci arriva è cosa ne pensiamo di Romizzi come centrocampista arretrato, come uomo che dovrebbe creare gioco nel Vicenza, perché in questo inizio campionato è un po' mancato l'uomo che... Hai sentito questa domanda, don Federico? La puoi ripetere, Marco, per piacere? Sì, Romizzi come uomo, come mente del nostro centrocampo. In questo inizio campionato doveva essere l'uomo che aveva le chiavi del centrocampo del Vicenza e sembra sia un po' mancato quanto a idee, quanto a presenza in mezzo al campo. Cosa ne pensi? Beh, ricordiamo che è arrivato anche tra gli ultimi, comunque non dico negli ultimi giorni di mercato, quindi sicuramente un giocatore quando arriva in un ambiente nuovo, direi anche l'ambiente di Vicenza, sapendo come era andata a finire un po' l'anno scorso, sicuramente... Sono anche 10-11esimi nuovi quest'anno. Sì, precisamente, quindi una squadra completamente nuova. Quadrare la squadra non è poi un mestiere di due o tre partite. Tipo il Bassano. Qui c'era un giocatore che poteva meritare l'espulsione qui del Vicenza. Avete visto questa azione? Sì, bruttissima. L'ha preso proprio dietro da fallo, secondo me poteva starti anche il cartellino rosso. Francesco rosso. Ci racconti cosa abbiamo visto? Noi chiaramente stiamo parlando di una cosa che tu hai visto due minuti fa. C'era un giocatore del Fano a terra, cosa era successo? Abbiamo visto un intervento piuttosto duro di Giraudo e nella sorpresa generale il giocatore biancorosso non è nemmeno stato ammonito, ma gli estremi almeno per il cartellino giallo c'erano. È una squadra, il Vicenza, non so se dipenda anche dall'atteggiamento del pubblico, ma che sembra molto nervosa e per il momento assolutamente non in partita. Poi magari adesso... Sono d'accordo. Arriva il gol da un'occasione estemporanea così, ma in questi primi 17 minuti di gioco quasi si sono visti finalmente. È un Vicenza che fa veramente molta fatica a fare tre passaggi di seguito. Questo è quello che sta sembrando molto chiaro. Francesco... C'è qui un calcio di punizione, sì, dimmi. Francesco, mi pare però che sia questa partita e sia le altre due partite che abbiamo giocato, le squadre avversarie abbiano più birra, più corsa, più velocità, più pressing, o sbaglio?
Guarda, non sbagli, perché il Fano è partito spavaldo, te l'avevo detto anche nel collegamento precedente. Come il Feralpi, come il Feralpi. Sì, i ragazzi di Cutone, scusami, c'è una punizione interessante per il Vicenza, che con il pallone che resta in area di rigore, scusate se vi rubo un attimo la cronaca, poi con il pallone spazzato via. Però è giusta l'osservazione, cioè le squadre che arrivano qua, magari nei primissimi minuti, fanno presto a capire lo stato un po' di difficoltà, anche psicologico, certo, del Vicenza, e a prendere un po' di coraggio. Ecco, il Fano mi sembra che questa sera, esattamente come aveva fatto il Feralpi, parte un po' più compatto all'indietro e poi prende fiducia. E questo è quello che il Vicenza non si può permettere. No, esatto. Giusto. Grazie, grazie mille. Andiamo al commento di questo calcio di punizione dal limite dell'area, spostati sulla destra, Marco, siamo nel vertice. L'ha appena fatto lui. Però purtroppo Marco stava scrivendo... Stava scrivendo dei messaggi che sono arrivati. Via. Vai Marco, leggici i messaggi. Sì, allora, una persona ci chiede perché alcune TV mostrano sprazzi di partita. Ve lo spiego, Francesco. Ormai abbiamo detto 20 volte. La dico anche la 21esima. Non si può fare, quindi chi lo fa a rischio pericolo. Noi siamo anche sul satellite, quindi rischieremo anche il doppio. E sinceramente non ci va di rischiare niente. Molte salate, ma quindi chi lo fa non potrebbe farlo. Poi, le partite non si possono fare in diretta, non si può, si possono fare in differita. Poi un'altra persona a casa ci chiede di non screditare Boreas, perché sa già, lui aspetta già che nell'intervallo le nostre parole saranno di discredito nei confronti di questa finanziaria che si era avvicinata per comprare in Vicenza. Premetto che di solito chi lo faceva era Fabio Noaro ed è stato anche ampiamente bloccato in questo senso. Nelle nostre trasmissioni, rigorosamente calcio, abbiamo dato... È stata una bella azione del Vicenza, palla data lunga per Comi. Comi è entrato in area, si è allungato molto la palla, ha fatto uno stop piuttosto difficoltoso, è arrivato comunque al tiro, ha centrato la porta, però in mano al portiere del Fano. Io credo che dalla Cina, se ci hanno seguito... Se ci hanno seguito anche dalla Cina, hanno sentito Ocio. Ragazzi, ringraziate, perché da Luciano Gaggia che dica Ocio e non altre parti ci va benissimo, di lusso, a mio avviso. Stavo dicendo che a rigorosamente calcio abbiamo dato modo di parlare all'una e anche all'altra parte, e quindi non stiamo screditando niente. Dobbiamo fare anche un po' di cronaca e raccontare le cose che sappiamo, voglio dire. Dirci che abbiamo, che in qualche maniera possiamo andare contro, no, sono i fatti dell'una e dell'altra parte che parlano, non noi. Noi raccontiamo quello che vediamo e che sappiamo. Detto questo, poi ognuno ha la sua opinione, insomma, assolutamente. Però di sicuro, insomma, tutti quanti lo sanno, che sembra che ci siano delle altre cose che bollano... Dopo lo diciamo, nell'intervallo, tra il primo e il secondo tempo... No, tra il primo e il secondo tempo decido io di quello che... Tu hai detto prima che lo diciamo ma dopo. Ma io mi arrabbio di quello, ti sto facendo una domanda, rispondi, non dirmi che ti rispondo dopo. Vuoi che ti dica cosa sta succedendo? Raccontami il tuo punto di vista, no? Io ti dico già che lunedì sera il Vicenza è stato ceduto. Lunedì scorso? Lunedì questo sera il Vicenza è stato ceduto. Scusami Fabio, e per quale motivo secondo te nessuno sa niente? L'altro ieri è stato ceduto. Perché nessuno sa niente allora? Lo sanno. Io dire i giornali, nessuno ne parla. Fatalità, perché stanno aspettando i soldi che arrivano in conto. Chi è che l'ha comprato? Stanno aspettando i soldi che arrivano in conto. Fabio, dici chi... Vabbè, anch'io compro Vicenza senza soldi. Ma cosa hai capito? Ti ho Fabio, detto. E chi l'avrebbe comprato? Ha alzato un po' il baricentro Vicenza, allora, attacca sulla fascia di destra. Non fa niente. Si lamenta di un fallo di mano. Allora, teniamo in considerazione, no, adesso devono aspettare, che devono anche capire cosa sta succedendo. Allora, il Vicenza è stato ceduto lunedì sera. Scusami. Non sono vicentini. Va bene, questa cosa sono perché quelli di prima? La sorella lì cos'era, vicentino? Francesco! Se qualcuno pensa che sia Boreas, non è Boreas. No, quant'è che Boreas, se si è ritirato. Scusa, ma c'è quella gente che è convinta che è il Pioppi. Domanda tecnica. Sì, ma non stiamo a parlare uno sopra l'altro, se non capiscono niente. Ma da quanto tempo è che non c'è un vicentino? Non capiscono niente da casa. Va bene, Francesco, scusami, voglio sapere se queste informazioni che ha Fabio Noaro in realtà girano anche lì allo stadio. Sinceramente no, però io non è che abbia parlato con tantissima gente, quindi non per criticare quello che dice Fabio, per carità, non oserei mai, però sinceramente io sono arrivato allo stadio, sono entrato, ho parlato con un po' di gente, ma non è arrivato nulla di tutto questo, fermo restando può essere tutto vero, come anche io no. Non mi sbilancio di più. Beh, scusami, d'altra parte, Francesco, è anche vero che Noaro è da mesi che dice che con Boreas non andrà niente. E poi no, io ho sempre detto da giugno, e vado contro tutti quelli che mi hanno attaccato, che Boreas era un buco nell'acqua e si è verificato. Ma se posso dire una cosa,
c'è un dato di fatto, al di là di quelli che tifano Boreas, quelli che tifano Vipin, c'è un dato di fatto, se mi dai proprio 30 secondi, Sara, sì. Cioè, il Vicenza Calcio, lo sanno anche i muri, ha più di 13 milioni di euro adesso di debito. Sì. La gestione del campionato di Serie C, la gestione del campionato di Serie C porta a 3 milioni come minimo di debito annualmente su una gestione normale, corretta, senza particolari fronzoli. Ora io mi chiedo, chi può avvicinarsi ad una squadra che costa in definitiva 20 milioni per ripianare i debiti e per pagare una stagione con l'idea di poter forse andare in Serie B e di continuare a far debiti, perché anche in Serie B si fanno debiti? Allora io dico, ci può essere o il famoso appassionato imprenditore vicentino, qualcuno che si avvicina per amor di patria, o se no credo che altre possibilità ce ne siano poche. Allora anche tu, allora anche tu, Francesco, stai dicendo che Boreas era un buco nell'acqua. No, non l'ha detto. Io non sto dicendo che era un buco nell'acqua. Per certi versi sì. Io ti sto dicendo. Sì? Chi è che va a comprare Vicenza quei debiti? Io ti sto dicendo da buon Doroteo, se vuoi, Fabio, che nel momento in cui qualcuno si avvicina, e ne abbiamo visti in questi anni di persone che si sono avvicinate al Vicenza Calcio, come minimo il tifoso, il giornalista, l'addetto ai lavori, si deve domandare il perché. Adesso se Boreas mi dice che si avvicina per un discorso legato ai famosi investimenti nel campo medico, così, io resto con delle perplessità piuttosto. Appunto. Soprattutto quando la struttura dove dovevano fare queste cose, il sindaco ha confermato che non li sente, non ha mai avuto... Ma allora mi venite tutti dietro, quello che sto dicendo, che comunque è l'acqua. Di battuta niente. La punizione per il Vicenza, grazie Francesco intanto. Vai Marco. Sì, punizione dal limite, siamo una decina di metri fuori dall'area di rigore del Fano, attacca il Vicenza, Giacomelli sulla palla, potrebbe fare un tocco. Potrebbe batterla a due, intanto l'arbitro ha segnato la distanza della barriera e adesso si prepara a fischiare. Vediamo se arriverà un cross, se arriverà un tiro diretto. Da come è posizionato Giacomelli sembra che andrà a toccarla per De Giorgio, mi sembra, sulla palla. Giraudo. Se non sbaglio, correggetemi meglio, perché purtroppo siamo lontani. Comunque, si riesce a distinguere il giocatore. Io vedo... Arriva adesso il fischio dell'arbitro, sì, mi pare sia... No, vabbè, forse ragazzi, è Alimi, forse è Alimi che va al tiro da lontano, esce un uomo della barriera e respinge, ma la palla è ancora lì, ce l'ha ancora il Vicenza, la gioca Bianchi che la dà in profondità, la mettiamo in mezzo, tenta la rovesciata, Bangu, la palla è ancora lì, di testa ci è arrivato Bianchi, la palla è alta sulla traversa. Si è fatto male uno, dei nostri. Vabbè, uno dei nostri a terra, però insomma c'è un gioco. La cosa positiva è che negli ultimi minuti il Vicenza è riuscito... a prendere un po' in mano le redini del gioco e il Fano un attimino si è calmato. Perché Ciano, dai il microfono a questo ragazzino che gioca nei Pulcini del Vicenza, giusto? Esordienti, che Pulcini? Dove giochi? Nel Vicenza. Nel Vicenza, no, nei Pulcini. Esordienti, sì, esordienti, no. È piccolino, vabbè, non ho più occhio per i bambini. Che ruolo giochi? Gioco centrocampista. Centrocampista. Ascolta, mi mandi tipo la pubblicità? Messi? Di pubblicità. Pubblicità. Oh, a fra poco. Breve pausa pubblicitaria, niente di fatto Marco, no? In sì, campo. Non è accaduto niente nemmeno nel periodo non collegato, il Vicenza dovrebbe fare di più, siamo in casa con una squadra che non è la nostra Vicenza, portata, ragazzi. Non è per niente trascendentale questo Fano, stiamo facendo troppo poco a parer mio. E credo che non c'entri neanche a questo punto il discorso del pubblico, che è proprio la squadra che secondo me non è più quella di qualche settimana fa, purtroppo. Don Federico, secondo te la squadra non è più quella dell'inizio, delle prime due partite? E se sì, perché? Ma non so, riflettevo prima sul fatto come questa pausa che c'è stata, non so se effettivamente sia stata buona, un bene o no. Perché evidentemente il Fano comunque, non avendo riposato, ha mantenuto diciamo certi ritmi di allenamento. Mamma, che go! C'è nel frattempo un tiro di Giacomelli da fuori area, ha tirato circa dei 20 metri Giacomelli, palla che ha attraversato tutta l'area ed è scivolata sul palo lontano, fuori di poco.
Vai, finisci, scusami. Ecco, quindi sicuramente ecco, questa cosa qua può influire. Siamo lenti. C'è stato un episodio che il Fano era in attacco, noi siamo riusciti a recuperare il pallone ai limiti dell'area, siamo ripartiti in 4 contro 3 e non siamo riusciti il problema a finalizzare è che non nessuna non azione, per cui siamo molto lenti. Non c'è il centrocampo, Francesco, che finta per l'attacco. Il nostro problema è la lentezza o il nostro problema è il centrocampo? Sempre o centrocampo. Tutti e due? A me sembra una squadra svogliata, dico la mia sensazione della serata. È una squadra che ha poco nervo, che ha, mi sembra, poca voglia di combattere anche sulle palle vaganti, arrivano sempre dopo, sulle seconde palle. È una squadra che non riesce a trovare anche un equilibrio tra centrocampo e attacco. Cioè, è da qualche settimana però, Francesco, che fa così, Eh sì, ma sai, il problema è che finché giochi a Padova magari un avversario tosto, così. Adesso il Fano, che è pur sempre una squadra che non ha subito tantissimo in queste 5 partite, insomma ha battuto il Bassano, ha preso 6 gol in tutto, ma ha giocato contro le squadre più forti del girone, non è una squadra materassa. Certo. Però in casa, come dicevate giustamente voi da studio, ci si aspetta qualcosa di diverso, ci si aspetta una squadra che prenda in mano la partita e faccia la gara. Ecco, tutto questo fino adesso, e abbiamo passato la mezz'ora, almeno non si è visto. Anche perché il Fano credo che sia a metà bassa classifica, non è che sia, dico... Vogliamo la classifica dalla regia, per piacere, se ce la mandano, così guardiamo anche un attimino come siamo messi. Penso dai. Sia nella bassa classifica, se non vado ad errare, no? Nel tempo che arriva la classifica, voi come lo state vedendo Comi al posto di Ferrari in questa prima mezz'ora? Non è cambiato granché l'equilibrio? Ecco, l'attacco finora a parte non si vede gran poco. Insomma, a parte qualche azione di Giacomelli penultimo che ha fatto il Fano, l'attacco non si è visto proprio. Ragazzi, penultimo il Fano, quindi... Giacomelli che è stato messo subito in campo a dispetto dell'ultima partita, che è entrato nel secondo tempo. Secondo te, Marco... Perché? Giacomelli intanto è entrato in partita meglio delle altre volte, sì. Ha Beruato che sta cercando di dargli una mano su quella fascia, è stato l'uomo per ora più pericoloso con quel tiro che ho commentato poco fa da parte del Vicenza, e deve fare di più perché questo inizio campionato Giacomelli è mancato, è uno di quei giocatori che è mancato, perché ti aspetti che un giocatore da Serie B, perlomeno Giacomelli ritengo che sia almeno da una media classifica di Serie B, faccia qualcosa di più nella categoria inferiore. Attenzione al Fano che va via in contropiede, ragazzi, attenzione, 3 contro 3. Sì. Tiro respinto. Abbiamo un po' rallentato l'azione del Fano anche con un fallo. Calcio d'angolo, vediamo. Un fallo un po' furbo, tentato da Bangu, non è riuscito a tenere per la maglia l'avversario. Vediamo se arriverà. Mamma, come gioca il Fano, ragazzi. Una sanzione disciplinare che non arriva. Questo arbitro qua mi lascia un po' desiderare. Come gioca il Fano? Non è che gioca. Due velocità diverse. Hanno più velocità. Hanno anche schemi. Sì, ma insomma, sono schemi, ma sono più veloci. Noi quando partiamo non riusciamo a dare velocità. Guarda che se sei vicino, non corri, ciao, stai a casa, ragazzi, bisogna correre in C, Ma guarda che non è oggi, è già... L'abbiamo detto, da alcune settimane che non corriamo, l'abbiamo e detto. E poi posso dirti, a parte col Teramo ci siamo trovati 2-0 con sì, rigore. Ecco, diciamo le cose come stanno. È stata una partita facile quella lì, diciamo ragazzi, le cose come stanno, le prime tre partite, le cose ci sono andate tutte per il verso giusto. Attenzione, anche. Ancora Vicenza. Abbiamo avuto dei rigori, abbiamo avuto... Siamo stati finora aiutati dalla buona sorte. Sì, anche con quello che non avevamo fatto nella scorsa stagione, dove magari qualche volta la debandata ci avrebbe potuto insomma, sorridere un pochettino. Debandata proprio a farli i rigori, ne hanno sbagliati tre. Ah, sì, come se li facevano eravamo saldi. Però no? Con Don Federico di fianco non parliamo di debandata. C'è un calcio di punizione per il Vicenza, ragazzi, dal limite dell'area, buono anche per noi, Stessa circa 20 metri. Prima. Sì. Io continuo a dire che se segniamo sempre come è successo. Comunque ricordiamo che Giacomelli è andato vicinissimo al gol, su un tiro insidioso che ha sfiorato il palo. C'è ancora Giacomelli sulla palla, siamo di nuovo dai 20 metri, posizione simile a quella precedente in cui il tiro è stato rimpallato da un giocatore uscito dalla barriera. Tutto l'arbitro posiziona la barriera sopra la linea dell'area del Fano. Quindi siamo sui 20 metri, 25 metri. Anche, qualcosa di più. 25 metri. Tutto pronto, dunque si appresta Giacomelli, 0-0 risultato, vediamo come viene battuta questa punizione, l'arbitro dà le distanze, vediamo dunque
Risultato ancora di 0-0. Tutto pronto, fischia il direttore di gara. Non ci sarà il Giacomelli. Eccolo qua, attenzione, parte la traiettoria. Ah, respinta sulla barriera. Ancora Giacomelli, palla corta in mezzo, in aria. Niente. Tirato molto male questo. Ha tentato di scavalcare la barriera. Il tiro è arrivato molto basso. È rimpallato a metà della barriera. Quindi niente di fatto per noi. Sembra un flipper, ragazzi. Secondo un flipper. Me ha cercato un buco nella barriera e non l'ha trovato. Perché sai, sono anche... quegli episodi che magari si apre un attimo la barriera, passa il pallone. Sembra un flipper in campo. Sì, adesso il Fano usufruisce di una rimessa laterale ad altezza del centrocampo. Stanno provando ad uscire anche loro. È una partita molto equilibrata. Per ora il risultato di pareggio ci sta. Non si sono viste azioni nette da gol. Nitide, no? Beh, a parte il tiro di Giacomelli, insomma, sì. È stato cosa un fanno il comitato amici di Via Rovigo? Beh, cosa fa? Da 20 anni fa. Si diverte. Con te di sicuro. Fa solidarietà, aiuta le persone in difficoltà, famiglie, bambini ammalati e tutto di più da 20 anni. E infatti il nostro motto è ridendo e scherzando. In 10 secondi fammi ridere. 10 secondi. Beh, io potrei farti la battuta classica che anche se giochiamo contro il Fano, l'unica squadra che fa a Fano è il Vicenza. Quindi... Ciao, 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 ciao. Guarda, c'è. Poi questo occhio. Palla persa, dai. Palla persa ancora. Vero, lo so. Lo so, ma ragazzi, sempre... ringraziate chi dica occhio, Gaggia. Dai, dobbiamo solo ringraziare. Se dice Riccia non può perché è sordo, quindi Riccia non può dirlo. Hai sentito? Sì, ciao. Faccio finta di niente, Sara. Ma cosa fai finta di niente? Non hai sentito niente, che è diverso. Messaggi, Marco, ce ne sono, stai leggendo? Sì, beh, ci sono dei saluti da Ilenia e Loredana e anche da Cristian e la piccola Giulia che ci stanno seguendo e li saluto caramente. Altri messaggi sono per il tuo abbigliamento, molto apprezzato. Hai capito, Ronco? Mi aveva colpito subito un messaggio. Cos'era? Che ha detto che meritavi assolutamente la copertina di Playboy. E adesso che Hugh Hefner è morto, ragazzi, non se ne fa più niente, quindi... Beh, era arrivato anche stampa Cleopatra ancora. Col messaggio. Oh, ciao! Attacca Vicenza, attenzione! Oh! Ancora, fuori! Fiorato di poco il gol. Altra occasione ancora per Vicenza, questa è un'occasione da gol. Chi è Giacomelli ancora? È stato De Giorgio, che ha calciato alto da posizione molto favorevole di sinistra. Era un po' sbilanciato, a dire il vero. Allora, discesa sul fondo di Giraudo. Giraudo guarda il centro, aspetta il momento giusto, la mette indietro per De Giorgio. Di controbalzo, un po' col corpo indietro. De Giorgio arriva un po' col corpo indietro e la palla va in curva. Bella azione. Da sotto porta. Francesco, è bello vedere che ogni tanto c'è anche la nostra squadra in campo, insomma. Sì, è bello vedere dei segni di risveglio da parte della bella addormentata di casa con l'occasione che avete descritto bene voi, con De Giorgio che ha sparato sopra la traversa dopo una bella incursione di Giraudo. Adesso Vicenza continua ad insistere con un bel cross di Giacomelli. Se posso tornare un attimo a quello che è successo prima, avete descritto il calcio in punizione di Giacomelli, soprattutto lui da posizione molto favorevole. Ecco, io non ricordo gol di Giacomelli su calcio di punizione e questo mi dà un po' da pensare sulla qualità degli specialisti dei biancorossi da quando ci saranno questi calci piazzati, e sappiamo bene quanto siano importanti i calci piazzati nel corso del campionato. Se li va a battere Giacomelli non è senz'altro un buon segnale, questo è quello che mi sento di dire. Grazie, Francesco, non fa la piega, grazie Francesco. Anzi, scusami, no, voglio tornare di nuovo con lui perché voglio sapere se quando sei entrato intorno nella tua posizione hai visto qualcuno della società di Divifin, insomma, se ci sono i soliti nomi o se dopo le brutte proteste, dopo le proteste dell'ultima partita, nella quale poi Divifin aveva fatto quel comunicato per Rigorosamente Calcio, hanno ben pensato oggi di non essere presenti. Guarda, presente c'è Stelio Dalla Vecchia, che sta seguendo la partita con la consueta attenzione che lo contraddistingue, la signora Franchetto immancabile, onorario, è seduta nel suo posto centrale in tribuna, per il resto non vedo altre presenze. C'è Mandato, poco più là, ho visto Dario Cassingena all'ingresso, insomma... Le solite presenze non vedo, ma forse una mia mancanza, il presidente Volato. Comunque quelli di Vicini ci sono e stanno seguendo la partita. Grazie mille. Ha provato un tiro il Vicenza sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma poi la palla è stata fermata dall'arbitro, che ha fischiato un fallo a favore del Fano in area di rigore. Rinvia adesso il portiere del Fano. Don Fede. Timidi tentativi, siamo sempre lì, timidi tentativi, siamo poco concreti, non riusciamo ad impegnare più di tanto la difesa del portiere del Fano. Stiamo facendo di sicuramente più di loro, un po' meglio rispetto ai 10 minuti, ma se è un diesel
nel secondo tempo loro deve carburare. Cioè, io vorrei ancora ricordare alla gente qua, bisogna, se no veramente stiamo dimenticando alcune cose di come siamo partiti quest'anno. Bisogna sempre ricordarlo, ragazzi, eh. Adesso capisco che dà fastidio che il Bassano sia in testa alla classifica. A me fa piacere. Esatto, finisco. Il Bassano, ragazzi, ha costruito una signora squadra da Serie B. Il Padova è una signora squadra da Serie B. Aspetta che finisco. Il Vicenza è un'emergenza. Il Vicenza è stato fatto, sappiamo come. E comunque è stata fatta bene dal gioco. Cosa sto dicendo? No, è vero. Ha iniziato il campionato miracolosamente perché sta facendo veramente dei miracoli. Pertanto io credo che tutto quello che sta facendo è tutto quanto oro, secondo me. Quindi punto. Non lamentiamoci più di tanto. Non vengo da te perché so che hai la caramella in bocca, però vado La differenza fra noi, e te lo dico e te lo ridico, il Bassano, il Pordenone, quelle squadre lì, è che loro avevano un assetto già dall'anno scorso. Cosa ti ho detto? Noi abbiamo 10 undicesimi nuovi. Cosa ti ho detto? E questa è l'unica cosa. Basta. Adesso vi stiamo mettendo molte difficoltà. In questo momento il Fano sta davvero soffrendo, non riesce ad uscire dall'area. Come ha colpito di testa, Commi? Hai visto De Giorgio? De Giorgio adesso ha incitato i tifosi a sostenere la squadra. Dai! Palla messa di nuovo in mezzo, altro colpo di testa, palla di nuovo alta, il Vicenza sta attaccando. Angolo. In questo momento gli abbiamo messi le corde, loro sono in aria e non riescono ad uscire. Calcio d'angolo ancora, eh. Calcio, mi sembri più tifoso del solito questa sera. Chi? Tu. Sì, guardando una partita. Altro calcio d'angolo per il Vicenza, continuiamo ad attaccare, il Fano è lì, è alle corde, in questo momento potrebbe anche arrivare il gol del Vicenza, perché è maturo. No, però come, ragazzi, si è mangiato un gol lì di testa, l'ha presa qua in mezzo, per quello è andata alta, non l'ha presa sulla fronte. Marco dici che in questi ultimi minuti si sono un pochettino più dai. Insomma, si vede, si vede. Certo, dobbiamo dirlo in casa che non che lo facciamo. No, tutto male l'angolo, dai, parata. Tutto male l'angolo, palla che è arrivata verso il portiere, debole, adesso ce l'ha in mano e andrà a rinviare. Poco fa, nell'azione precedente, dopo il tiro che abbiamo fatto in porta, De Giorgio si è rivolto alla curva e ha fatto così, incitateci, dateci una mano. Che carino De Giorgio che il mister aveva anche individuato come possibile capitano, non a caso quando Giacomelli non è in campo, è lui che prende la fascia, insomma. Prendi in mano. Quindi, d'altra parte, insomma, probabilmente avere un tifo, un sostegno della squadra fa la differenza, ragazzi, questo sicuramente, ragazzi. Quindi lo sentono, dai. Dicevo, Veronto imbruttito, tu sei vicentino doc, tifi per il Vicenza Calcio? Cos'è che devo rispondere? Sei vicentino doc? Ma il calcio proprio non mi interessa, no. Sono andato in curva tanti anni, quando ero giovane. Ma quale curva? Quella di Vicenza, avevo l'abbonamento da quando avevo 15 anni fino ai 17-18, poi ho smesso di seguirlo. E tu cosa pensi del fatto che i tifosi oggi abbiano fatto deciso di fare scena mortale? Attacca Vicenza, attenzione, colpo di tacco, ancora Vicenza che va in attacco, entra in area, attenzione. Bellissima, ancora tiro, palata. Ma come si fa a calciare un pallone con il tic? Luciano è partito dall'area, Giraudo, È il migliore in campo. È arrivato stanco, probabilmente. Era fermo. Giraudo è il migliore in campo. Però sta facendo molto bene. Giraudo migliore in campo. Ma stai in area a questo punto? È il trascinatore della squadra, ragazzi, molto bene. C'è stato un bellissimo scambio con Giacomelli che ha portato poi Giraudo al tiro. La palla è arrivata molto lenta in mano al portiere, quasi una telefonata. Probabilmente è arrivato stanco dopo una lunga volata. Che ora del Vicenza ha un po' le redini in mano e speriamo che finalmente gli ultimi tre minuti. Finalmente un'azione degna di un contropiede. Siamo riusciti a farla partire dall'area e arrivare nell'area avversaria. Dire che ci siamo, vedi, ci siamo. È fondamentale in questi momenti. Dice bene Gianni Bedin, dopo 42 minuti, insomma, siamo contenti di questo. Stavo dicendo prima di Andrea Solonco, la curva non sta cantando, non sta sostenendo i suoi tifosi. Le canzoni, la musica. Il motivo, però, cioè, nel senso, la protesta contro la società. Ah, okay. La musica è importante, tu lo sai, anche stai cercando di fare una rivisitazione di ogni musica e la riporti, delle canzoni più famose le riporti in una versione veneta. Funziona sta cosa? Sì, però adesso ne ho ancora fatte ancora troppe poche, quindi adesso devo provare, ecco. Devo fare un test e dopo dico ciao canzone. Il mogol nostro, praticamente sei il mogol di noi altri. Sì, giusto, proprio, quello esatto. Insomma, non mica male, magari vai a vedere che magari non ti prendi una professione. Invece di andarti ancora a vedere Vicenza canzone, che attacca, forza. Sempre di là, vai, dimmi. Ancora Vicenza, aspetta, ancora Vicenza che attacca, arriva in area, si deve girare, tiro fuori area. Che gol!
bravissimo Tommy. Madonna, che bomba. Andiamo, ragazzi, oh, per un secondo, da casa non l'hanno visto. Che Francesco, bomba. Ragazzi, Francesco Formaggio, raccontaci questo gol. Uno schema. Racconto che è stato un bellissimo tiro dalla distanza di Romiti, di controbalzo con il destro, nulla da fare per il portiere Fiori, è esploso lo stadio per poi ripiombare nel surreale silenzio di prima. Nel Vicenza, al termine di un periodo di lungo predominio territoriale, è riuscito finalmente a sbloccare la partita in un secondo tempo che dopo una mezz'ora, 35 minuti soporiferi, finalmente ha visto un Vicenza svegliarsi e andare all'attacco. È arrivato il gol come giusto coronamento di questo finale della squadra biancorossa. Beh, è bello scendere in spogliatoio con questo vantaggio, insomma, ti dà sicuramente carica. In questo minuto oltretutto. E anche con un gol così, perché non era semplice. Da come, ragazzi, era nell'aria il gol. Era nel bravo, è un gol importantissimo, è stato, questo, perché arriva nel momento in cui abbiamo speso. Se non fai gol quando hai speso, dopo rischi di ripartire. Attenzione, un po' fiato, che replica. Attenzione al limite dell'area. Al di là del grande gol di Romizzi, c'è da dire la preparazione eccezionale da parte di Comi. Che ha difeso palla all'interno dell'area, spalle alla porta, ha atteso l'arrivo del compagno e l'ha toccata dietro. E poi Romizzi ha fatto partire un tiro imparabile. Assist. Comunque era nell'area, ragazzi, meritato il vantaggio. Cosa, Don Federico? Assist d'argento e tiro d'oro. Sì. Bella questa, assolutamente. Stavo parlando con lui, con Andreas, delle canzoni del Veneto imbruttito, hanno portato bene a questo punto. Ancora? Parla ancora. E mi sta... Sì, no, aspetta, perché sta andando al fano in avanti. Il fano, attenzione. Vicenza, mi stavi dicendo, vatti a sentire? Quanto recupero ha dato? Vatti a sentire la canzone che abbiamo fatto, si chiama Nel posto giusto. Uh-huh. Che abbiamo girato in 5 città venete per promuovere il posto giusto, che sarebbe questo Veneto, no? A Vicenza abbiamo girato al Lago di Fimone. Che bello Fimone, insomma, col drone, tutto bello, l'ho vista comunque io, però andate a vedervelo sul Veneto imbruttito sulla pagina Facebook, è il primo video che trovate, proprio il primo video in alto, è in app. Si chiama Attenzione Il Fano. Posto Giusto si chiama, no, ma tu parla pure, tanto parlano, cioè, non si rendono conto, quindi vai tranquilla. Bravo Bianchi, vai sereno. Ha rischiato un disimpegno molto difficile. Bianchi, che scontro, ragazzi, brutto scontro qua. Chi è a terra? A terra mi sembra Romizzi, Alimi. Francesco, chi è che era a terra? No, Comi. Anche fallo questo Comi, nessun problema, è finito il primo tempo, 1-0. Grazie. Allora, due battute velocissimo. Questa parte abbiamo detto, Comitato Amici di Viero Vigo, com'è che si può aiutare, sostenere e contribuire? Semplicemente venendo alla nostra festa che organizziamo ad Alta Villa, e non solo, ai vari teatri, sia in fiera che al comunale, ma soprattutto credendo a quello che facciamo. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che da 20 anni ci credono e ci danno una mano. Allora, io prima di mandare la pubblicità alla regia, mi piacerebbe sentire, però ti prego, quella donna che risponde, no, quella della suocera dopo, allora, perché è troppo lunga. Dai, 2 secondi, riesci? Dai. Quella della suocera, che poi vado in pubblicità, che abbiamo le notizie importanti. Se tu porti tua suocera a mangiare la pizza, dov'è che sali in macchina? Davanti. E cos'è che ti dice? E vada pian, che ho fretta e ho appena mangiato la pizza. Fai neanche 2 chilometri, chi è che ti ferma? Carabinieri. Lato destro, maresciallo dice, lei mi sembra che stesse correndo un po' troppo. Impossibile, maresciallo. E che la sua ci dice, piano, dice. Maresciallo, che dico, mi la verità. Questo qua, fai 90 all'ora in centro abitato, sempre. Anzi, testimone dice che lei correva, apriamo un verbale. Questo guarda la suocera e nel momento che sta per fare l'altro verbale, il maresciallo dice, ma non solo, ma lei aveva la freccia anteriore bruciata. E il maresciallo dice, stando in macchina, come faccio a vedere che la freccia anteriore si brucia? La suocera riparte con la mano così. E dice, maresciallo, è una settimana che dico mio genero, cambia quella lampadina. Perché il sangue comincia a bollire e soprattutto lei, quando si è fermato, non aveva le cinture allacciate. Maresciallo, capisco che il testimone dice che corro, che ero stato avvisato, ho visto i lampeggianti e ho pensato, questi mi fermano, e ho slacciato le cinture per prendere i documenti nel cassettino della macchina. Neanche ora far così, la società riparte, e spingendosi, maresciallo, questo non le mette mai le cinture, anche incazzatissimo, si gira verso sua suocera, una montagna di brutte parole, il maresciallo diventa bianco, silenzio tomba, la suocera riparte qua, ma dice, maresciallo, ma ho visto mio genero con lei imbriaco come mi trattano. Dedico a tutte le suocere.
Bella. Bellissima, io l'adoro questa qua, per me è un evergreen. Pubblicità, torniamo fra pochissimo con delle notizie sicuramente stuzzicanti. A fra poco con Diretta Biancorossa. Bella, bella. Voglio bene in realtà. Vabbè, durante la pubblicità si parla, si bisticcia anche. Ci ha dato questo... carne, ci ha dato carne. Sì, ed era carne al sangue anche, quindi era veramente così importante. Allora, siamo in questa tra la pausa tra il primo e il secondo tempo. Vogliamo condividere con voi alcuni documenti che ci sono così per, arrivati, siamo riusciti ad essere ad arrivare in possesso. Facciamo fare prima un attimo, no. Reso conto del primo tempo. Scusami, sono io che decido cosa facciamo adesso. Cosa è successo? Che no? C'è questa cosa qui. C'è una cosa interessante che vogliamo condividere con voi. Perché ci è arrivata una parte della lettera, famosa lettera di intenti, queste 60 pagine lunghissime tra Boreas e Vifin, e vogliamo soffermarci su una particolarità, se dalla regia ce la mandano in onda. Che dice praticamente che c'è questo impegno tra le due parti, l'impegno di riservatezza ed esclusiva sottoscritta tra le parti appunto in data 22-30 maggio. Questa riservatezza che insomma mi sembra che sia venuta spesso meno, esattamente. Ma scendendo, e dalla regia insomma ci soffermiamo un attimo, nel punto 9 viene detto che le comunicazioni e le notifiche vanno mandate a questi recapiti, qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione alla presente lettera di intenti deve essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere eventuale anticipata via fax, non vedo Facebook comunque qui, se a Vifin a taratata, se a Boreas ci sono dei nomi, dottoressa Sabrina Colantonio e dottor Fedric Salvadore. Questi due nomi erano dei nomi importanti per Boreas, quindi loro, c'è scritto questo nome, non vedo scritto altro tipo di nome. Voglio farvi vedere un'altra lettera che tutti possono trovare, possono andarsi a cercare, che dice che l'11 di settembre questi due personaggi non sono più gli amministratori di Boreas. L'11 di settembre, è passato un po' di tempo, però Boreas era sempre presente, peccato che non ci fossero questi due amministratori, e soprattutto questi due nomi che erano segnati e che avevano firmato la lettera di intenti. Una bella fregatura proprio. Allora, io non voglio dire niente, perché poi è facile dire siete pro Vifin, pro Boreas, in realtà noi facciamo informazione e ci interessa solo la fregatura. È una bella fregatura. Solo questa. L'informazione. Però, qualcuno due domande se le fa, due conti potrebbe farseli. Sì. Io trovo che siano molto interessanti, soprattutto non riesco a capire come si sia andato avanti, no, parlando di Boreas, quando di fatto le persone che dovevano rappresentarla, che erano scritte e avevano firmato questa lettera di intenti, già dall'11 settembre non c'erano più. Fatalità. Detto questo, sono contenta di avervi dato questa... Questi sono fatti, news. Questi non sono chiacchiere, questi sono fatti. Notizie, ecco, speriamo sia arrivate, siano arrivate anche allo stadio. Le metteremo nella nostra pagina qua. Facebook, e poi fate pure tutti i commenti che ritenete opportuni. Voi attaccate, poi cominciate ad attaccare. Però ci sono delle cose che vengono scritte. Bene. Quando domani comunque ci sarà comunque la conferenza stampa di Francesco Pioppi, adesso a questo punto vorrei capire in qualità di cosa, visto che Boreas non esiste più. Chi l'ha comprato il Vicenza, come dice Fabio? Ma sarà interessante, visto che Fabio Boreas di fatto i rappresentanti non ci sono. I veri rappresentanti, giusto? Secondo me è una bella fregatura per loro questa, la classica sviolinata, fatta bene, ma siccome io da giugno sono stato attaccato da molta gente, adesso siete stati serviti sul piatto. Io non è che mi sento un eroe alla fine, comunque, mi dispiace quello che è successo, però ragazzi, eravamo in mano ancora della gente molto per bene. C'erano degli aspetti molto nebulosi su questa Boreas già dall'inizio, no? Poi col passare del tempo non venivano fuori carte, fatti. Tutta sta lettera qua era tutta fumosa, sì c'è ma non si sa cosa c'è scritto, si parlava troppo su Facebook, adesso siamo arrivati anche a condividi la mia pagina, condivido la mia diretta, condividi questo, quello. Non rientra nel modo normale di trattare un argomento così delicato. Ecco, no? Io infatti penso, se mi permettete, che anche il silenzio di determinati imprenditori, che poi sia sindacabile o meno, il fatto che ci abbiano fatto retrocedere, insomma, possiamo mettere tutto quello che volete nel calderone. Però, visto che poi sono stati anche attaccati con che strani imprenditori,
forse sono abituati proprio a trattative un po' diverse, ad avere a che fare in modo diverso, e forse hanno rispettato questa lettera di intenti che chiedeva riservatezza. Fino all'ultimo l'hanno avuto, hanno cercato di averla, sindacabile sul fatto che non abbiamo voluto parlare con i tifosi, che avrebbero potuto fare una conferenza stampa. Possiamo metterci quello che vogliamo. Ma hanno anche detto che siamo dei provincialotti. Però, se non altro, sono sottostati, insomma, hanno cercato di tener fede ad una lettera che è stata firmata da ambo le parti. Scusa, Pioppi si è fatto una bella pubblicità anche qui a Vicenza. Punto. Questo è il discorso, cara gente. Bisogna aprire gli occhietti. Io so che do fastidio, però poi se dico la verità magari dà ancora più fastidio. Ma Pioppi si è fatto, come tanti altri, una bellissima pubblicità. No, forse quello che voglio far intendere è che se gli amministratori di Boreas si sono tirati indietro, probabilmente hanno cambiato da un po' di tempo, avevano avuto delle idee diverse sul loro progetto. Non a caso a Teolo non si sapeva niente e via dicendo, e ne abbiamo degli altri di cose da dire, ma soprattutto ritengo che se Vifin dice che non hanno ancora... insomma, chissà per quanto riescono ad andare avanti, e voglio soffermarmi sul fatto che comunque stipendi tutti sono stati pagati, sono pagati, voglio sì, dire. Esatto. Quindi comunque le cose stanno andando avanti. Ma diciamo avanti. Da chi sono pagati? Da Vifin. Che sono chi? Franchetto, sempre Franchetto, quello che viene sempre criticato. Vabbè, quello non stiamo andando a scutare. Sta un po' meglio, sì. Quello non vogliamo soffermarci su questo, però probabilmente avranno capito che le cose non erano propriamente giuste per il Vicenza Calcio, dico io, e staranno cercando altri lidi, no? Per la nostra squadra. Però queste sono opinioni extra, quelle che stiamo dando, perché ognuno di noi ha le proprie, i tifosi le hanno espresse, così come vengono espresse sulle pagine Facebook, sui messaggi e quant'altro, anche noi... Ma le chiacchiere ce ne vanno... Desideriamo dire le nostre, chiaramente. Detto questo, andiamo a raccontarci questo primo tempo, Marco. Sì, allora, il primo tempo è iniziato con una fase di studio, i primi 20 minuti, è successo gran poco... Addirittura il Fano sembrava potesse fare qualcosina di più. Poi il Vicenza ha alzato il baricentro, la partita è diventata più equilibrata. Il Vicenza è andato vicino al gol con un tiro di Giacomelli che è finito a lato, ma anche il Fano ha avuto una buona occasione con un mezzo rigore in corsa. Palla finita in mano a Valentini. Fortunatamente l'impatto non è stato dei migliori dell'attaccante del Fano. Poi abbiamo avuto un paio di colpi di testa, uno di Comi, uno di Bianchi, poi un tiro di Comi respinto dal portiere sul primo palo, e alla fine, dopo un lungo periodo di spinta da parte del Vicenza, una decina di minuti in cui ha messo le strette il Fano nella propria metà campo, siamo arrivati al gol, meritato, grande difesa di palla di Comi appena dentro l'area dei nostri avversari, ha aspettato l'arrivo da dietro di Romizzi, tocco dietro, palla di controbalzo che è finita nel 7, imparabile, 1-0. Diciamo che negli ultimi 10 minuti, quando Vicenza ha un attimino forzato il ritmo, hai visto proprio i limiti del Fano, per cui speriamo adesso nel secondo tempo che entrino con questa mentalità di continuare ad attaccare, insomma. No? Fede, secondo te? Caro Don. Sì. Sono d'accordo, come diceva Marco, nei primi minuti sembrava più una squadra che era ancora, non dico in vacanza, ma a riposo. Poi lentamente appunto si è sopravanzato, avanzato il baricentro e si è cominciato a costruire qualcosa che fortunatamente ha portato a questo gol del vantaggio a qualche minuto al termine del primo tempo, che sicuramente sia per il morale sia comunque per come stava andando la partita sicuramente è qualcosa di importante. Ora vedremo nella ripresa se ci sarà qualche cambio immediato oppure se lo farà, sì, sicuramente. Se il mister inizierà perlomeno. Sentiamo Francesco Formaggio cosa dice dallo stadio in questa pausa. Allora, ti dico che sono già ritornate in campo le squadre che al momento sembra proprio che non ci siano cambi, quindi si continua con i 22 che hanno cominciato la partita e l'arbitro è pronto fra qualche istante a dare il picchio da qui. Francesco, come ti è sembrato l'arbitraggio in questo primo tempo? Un arbitraggio, la partita è semplice, diciamo, ci sono state molte scintille tra Comi e il suo marcatore Ferrani. È stata una partita nella partita molto dura, con i due che le hanno date e le hanno prese. Ecco, diciamo che magari l'arbitro si è risparmiato un paio di cartellini che avrebbe potuto anche dare, uno per parte, ma per il resto non è stata una partita così difficile, è un arbitraggio che resta tutto sommato sufficiente. Francesco, mi sembra che Comi ha stentato un po' all'inizio, poi quando è entrato in partita ha fatto valere molto la sua stazza fisica.
Allora, Comi è un giocatore diverso da Ferrari. Comi è un giocatore ugualmente di stazza, ma non come Ferrari, che è più portato a fare da sponda e a cercare l'inserimento dei centrocampisti. Comi è il classico giocatore un po' alla caccia, diciamo, uno di quelli che fa reparto da solo. Comi gioca meglio quando ha vicino un compagno. Quando Giacomelli si è avvicinato molto, soprattutto quasi in fase di trequartista, vicino a Comi, Comi ne ha beneficiato parecchio. Comi ha bisogno di sentire il compagno vicino, questo è un po' quello che ho notato. È un Comi che, come il resto della squadra, è cresciuto nell'ultimo quarto d'ora e sta facendo discretamente. Abbiamo spinto tantissimo, tra l'altro, sulla fascia di sinistra, molto poco a destra, dove c'è De Giorgio, che sta patendo un po' questa difficoltà di salire da parte del terzino che gioca dietro di lui. Hai fatto un'analisi che io condivido pienamente. Giraldo, l'avete detto voi prima e io mi associo, è oggettivamente il migliore dei suoi, perché ha spinto molto, ha coperto quando c'era bisogno di coprire. Sulla fascia destra si fa un pochino più di fatica, perché Bianchi mi sembra più preoccupato della fase difensiva che non quella di supporto a De Giorgio, come hai detto te, per eventuali azioni offensive. Diciamo che adesso la partita cambia completamente volto, perché il Fano deve scoprirsi anche di più e il Vicenza potrebbe anche approfittarne per ripartire in velocità. Vorrei capire se il pubblico è ancora lì, la curva è ancora lì in silenzio. Mamma che buona. Tutti seduti, tranquilli, che guardano la partita come se fossero degli spettatori della tribuna. Sono sentiti di più i tifosi dei distinti e anche, se vuoi, quelli della tribuna, che hanno accompagnato magari le azioni offensive del Vicenza con boati e con urla di approvazione, ma per quanto riguarda la curva regna comunque sovrano il silenzio. Ok, grazie mille Francesco. Colombo è all'altezza di allenare il Vicenza o no? Cosa pensi, Marco? Allora, Colombo, io lo dico dall'inizio campionato, è l'allenatore adatto a affrontare un campionato di questo tipo, una Serie C. È una persona che conosce bene la Serie C, è un allenatore che non ha l'arroganza che hanno tanti altri allenatori, magari giovani, che hanno quella spocchia, ma è molto umile, tipo Serena. Sì, ci sono allenatori giovani che, nonostante debbano ancora dimostrare cosa sono, ma hanno magari quell'arroganza, quella spocchia. Lui è coi piedi per terra, è un allenatore che cerca sempre di fare un'analisi delle partite in maniera molto obiettiva, quindi anche quando si gioca male lo dice senza problemi. Non so se avete visto l'intervista che ha fatto, non so se fosse stato Francesco Formaggio con Serena, vorrei chiederlo anche, quello dell'allenatore. Col Faral Pissarò, no, di un'antipatia unica con l'allenatore, che se me lo trovo io davanti gli metto il microfono sulla testa e glielo do sulla testa. Insomma, c'era un rigore che non era stato visto. Vabbè, però non deve lui rispondere in quella maniera l'allenatore. Ma penso che sia stato incalzato bene, comunque. È stato sicuramente... Non so se sia stato Francesco che gli ha fatto. Sicuramente. Ciao. Ascolta, Luciano, o impari a dire... Oh, palo! Un autopalo da parte del Fano. Bella spinta di Bianchi stavolta sulla fascia destra. Bianchi la mette al centro, un traversone basso sul primo palo, viene deviata da un giocatore del Fano verso la propria porta, palla sul palo e calcio d'angolo per il Vicenza che andiamo a battere. Siamo ancora lì, proviamo. 1-0 in favore del Vicenza, ricordiamo. Andiamo con questa azione, poi ne vado anche un po' col pubblico. Calcio d'angolo in favore dei biancorossi, tutto pronto, siamo sull'1-0, 48esimo minuto di gioco. Parte l'angolo, attenzione, ancora alto il pallone, ancora. A campanile. Altro calcio d'angolo, in difficoltà il Fano su questi contropiedi del Vicenza. La palla adesso torna sul calcio d'angolo, andiamo a ribatterla noi e verrà di nuovo rimessa in mezzo. Don Federico, siamo pericolosi con palla Comi. Palla campanile perché c'è Don Federico. Grazie Fabio. A terra uno dei nostri, l'arbitro fischia un fallo di confusione nell'area del Fano, a favore del Fano, quindi si ripartirà con un calcio di punizione dall'interno dell'area. Sì, ma siccome abbiamo qua il reverendo, palla campanile. Sì. Proprio giusta intonata, proprio giusta, vero? Andiamo con il pubblico, voglio sapere le vostre opinioni su questa squadra, su questa partita. Partiamo con da questa parte. Il microfono dov'è? Tu, ce l'hai qua davanti. Ah, ok, sì. Vai. Ho visto un Vicenza un po' svegliato alla fine del primo tempo e finalmente adesso si vede un po' di gioco. Perché poi alla fine adesso che devono tirare fuori un po' gli attributi, tenere il risultato e speriamo che migliorare anche. Andiamo dietro, grazie. Vai. Mi sembra appunto che in questo momento qua stiamo giocando abbastanza bene, speriamo di continuare così, insomma, ecco, portare a casa questi tre punti. Andiamo da questa parte invece.
Non importa. Non importa. Vogliono te, vogliono sentire te. No, attenzione al Fano che attacca. Attento, che tu Valentini para. Non è che porti sempre bene, te lo dico Andrea, se... A volte va, a volte non va. Da questa parte, ragazzi, cosa ne pensate? Amici dietro, vai. Sì, dai, siamo partiti bene. Il secondo tempo speriamo di fare il 2-0, così poi vi portiamo a casa una bella vittoria. Ok. Comunque sono partiti bene, dai, speriamo bene. Di fianco chi è che vuole parlare? Nessun tifoso, sì. Io dico che vinciamo 2-0 minimo. Vedi, lui non è da Vicenza però dall'accento, vedi? Vedi? Sono più obiettivo. Da dove sei? Cosenza. Cosenza. Grande tifoso del Vicenza. È appena arrivato da Cosenza. No, ma il Veneto imbruttito sa benissimo che in realtà, amici del Veneto, non sono solamente i veneti, giusto? Anche questa sera non hai ricevuto... Personalmente no, sì. Insomma erano due uomini che mi hanno fermato, due siciliani. Che però ti hanno riconosci- mi ha detto, ma tutto in siciliano stretto, proprio, sei proprio bravo. Ho detto, ma se siete siciliani, sì. Ho detto, ma hai seguito Venti Imbruttito? Fa ovvio. Ovviamente vivevano, cioè immagino che vivessero qua, però è stato proprio, mi ha emozionato la cosa. Perché dall'altra parte, insomma, la nostra... lanciando un bel messaggio. Assolutamente, poi la nostra ironia è tutta nostra, giusto? Sì, non piace a tutti, ma... No, stavo dicendo che il Cosenza nel girone C della serie C. Certo, della serie D, della serie C. Cosenza C, C, Ma io posso fare una domanda a lui? Sì. Perché... Mi passi il microfono, grazie. Lui è, cioè, Comitato Amici di Rovigo... No, di Via. Eh? Via Rovigo. Ah, di Via Rovigo, che è Altavilla. Sì. Bon, basta che ho fatto a figura. Vicenza l'attacco. Spinge Vicenza, cross. Ecco là, secondo palo. Notizia, Giacomelli. Giacomelli gol! Dov'è il gol là? Dov'è il gol? È un grande gol di Giacomelli. Si è sbloccato, Giacomelli. Tutti ad abbracciarlo, i ragazzi della panchina. Ragazzi, scusatemi, una alla volta, magari commentiamo la... Luciano, fermati un secondo, Marco vai. Allora, attacca il Vicenza sulla fascia di destra, la palla viene messa al centro, è un cross di sinistro teso sul secondo palo, dove arriva Giacomelli che... in girata al volo la mette sotto la traversa, imparabile per il portiere, ha calciato da distanza molto ravvicinata, poi è andato ad abbracciare tutti i ragazzi della panchina. Possiamo dire che è il più bel gol della Serie C dall'inizio del campionato, Io li ho visti tutti. Anche io li ho visti tutti. È il più Francesco, bel scusami, non sono riuscito a vedere se Giacomelli è venuto ad abbracciare anche te. No, però ha cercato, mi ha proprio cercato con gli occhi e c'è stato un cenno di intesa e credo che ci abbracceremo a fine partita. Siamo rimasti così. No, scherzi a parte, è venuto sotto la tribuna e con il dito alzato con l'uno, come dire, il primo che faccio, speriamo sia il primo di una lunga serie, bel gol davvero sul cross di De Giorgio e l'intervento al volo di Giacomelli, direi che partita che il Vicenza può mettere tranquillamente in ghiaccio, anche se manca moltissimo alla fine. Però sì, hai ragione, tutto può succedere, l'abbiamo visto della scorsa stagione, però insomma... sono arrivati anche alcuni messaggi poco fa che dicevano non è che stiamo giocando con la prima in classifica, il Fano può fino a un certo punto, tutto sommato, Francesco. Sai, il Fano, io te l'ho detto prima, è vero che c'è 3 punti in classifica, però col Bassano ha rischiato di pareggiare col Pordenone, ha affrontato tutte le corazzate o presunte tali del campionato, quindi diciamo che è una squadra che può essere ipoteticamente di medio-bassa classifica. Difficile pensare che adesso la formazione di Cutone possa rimettere in piedi una partita che pare ampiamente compromessa. Sono comunque altri, sono d'accordo con te Sara, i banchi di prova che attendono la Vicenza in questo campionato. Oggi 2-0 qui al Menti era quasi doveroso. Ok, Fabio, no, comunque bene l'amico di Cosenza, comunque ha detto 2-0. Fabio, c'è chi ti dice, anch'io ho sentito di Mastrotto. No, non c'è Mastrotto. Comunque dicevo, Vicenza ancora imbattuto in campionato. Bravo. Chiaro? Ancora imbattuto in campionato. Insieme con chi? Con Renate. Renate non è stato battuto. Col Bassano. Col Pordenone. Scusate, volevo dire Pordenone, ho detto Renate. Due gol sono subiti, miglior attacco, sono tutti, ragazzi, sono importanti tutti... segnali questi di una squadra
che sta andando molto bene. Vuoi che ti dica chi è che vuoi? No. Sara. Ma tu Fabio, tu lo sai che io so, no, perché sai... mi guarda in una maniera, no? Ecco. Perché sono felice di guardarti, ecco. Sono felice di vedervi qua. Sì. Insomma, mi fa solo che piacere, giusto Marco? Sì. Ci ha preso di mira oggi, sì. Lascia stare, dai. No, stavo leggendo un messaggio da casa che chiede chi sono tutti i soci di Bfin. Oh, e siccome sono parecchi, benedetto. Allora vediamo chi se li ricorda. Dalla vai. Vecchia. Dalla vecchia. Masolo. Mandato. Polato. Dopo che c'è. Franchetto. Pastorelli. Manca uno. No. Costa. Ci sono due Costa, padre e figlia. Ragazzi, ma comunque come i sette nani, non me li ricordo mai tutti i nomi, ve lo dico, proprio di una difficoltà. I sette nani di Roma ti ricordi? Romolo, Numa, Pompilio, Tullio, Stigio, Incomarzio, se mi ricordo Tullio, tutti. E Luciano, tu te li ricordi tutti i soci di Bfin? Sì. Al Manese sono l'altro, no? Cosa ha detto? È padrone di mezza pantelleria. No, no, vabbè. Vabbè, d'altra parte, insomma, non è che i nomi, abbiamo un rappresentante, in questo momento sappiamo quelli nomi, che sono più attivi. I soldi, ciacque, non si fa neanche il fritto di casa mia. Neanche i gnocchi, però. Don Federico, dimmi com'è la posizione di commentatore sportivo rispetto a un semplice tifoso. Semplice, sì, in realtà siamo tifosi anche noi. Ma se questi sono i risultati, ben venga. Cioè, se essere qua porta bene così, va alla grande. Attento che l'hai detto anche l'anno scorso, questa sì, frase. Sì, sì, beh, è vero, ma quest'anno è un anno diverso. Ma vorrei approfittare in questo momento, dato che stiamo parlando anche così di un calcio che ci sta piacendo anche stasera, un complimento alla nostra nazionale di calcio amputati che sta disputando l'Europeo in Turchia. E ieri ha vinto con il Belgio 4-0, oggi 0-0 con la Francia, quindi... È già tra le prime otto in Europa e sicuramente disputerà i mondiali l'anno prossimo. Bravi, bravissimi. È una bella soddisfazione, penso. So che tu stai per lasciare Campo Rovere, giusto? Sì, no, diciamo, ho già fatto il saluto. Adesso il 14 e 15 ottobre inizio nelle nuove parrocchie di Mura e Laverda, vicino a Marostica. Ah, che bello, quindi sei sceso. Più vicino. Scendiamo. Sei sceso. Non devi più fare la testa rimane quella, ma si scende un po'. Sì, sì. Indubbiamente, esatto. Luciano, anche tu devi ricordare qualche cosa di appuntamenti. Appuntamenti, io sabato sera sono qui a Vicenza, però sono in una delle più belle, secondo me, feste italiane, che è la Barcolana di Trieste, dove ci sarà una grande festa, dove al Deus, che è proprio in centro a Trieste, che è anche la piazza di Trieste, è una delle più belle piazze italiane. Poi invece avremo degli appuntamenti qua a Vicentini, dove sarete anche voi. Ma tu a Trieste vai da solo a Trieste, scusa. Com'è? Vai da solo a Trieste? No, vado con l'autista perché sempre mi hanno... Non può, perché allora, Luciano Gaggia, ieri non gli tirato la patente. No, per quello che ti ho detto, no. Luciano, scusami, se vuoi delle dritte, lui te le dà tutte perché anche lui è rimasto sei mesi senza patente. Sì, no, ma lo... Nove. Lo sai due ritiri diversi, però. Sul giornale perché devo andare a fare... Anche te, sì, beh, giusto, come si chiamano? Come si chiamano? Cosa? Quando vai lì a fare i lavori socialmente utili. Qui la roba è... A chi è te? Sì, addirittura della patente. Fare... Allora ve lo dico, i lavori socialmente utili li sta già facendo. Siamo noi che li facciamo per lui. Parata di Valentini, assolutamente sì. Invece, se dalla... andiamo un attimino con la partita e poi torniamo con un appuntamento importante del Veneto. Ha provato un'azione il Fano sulla fascia sinistra, la palla è arrivata con un cross. Cosa fa questo? È facile Valentini. Adesso ha provato un disimpegno difficile, un difensore nostro che tutto ha bene, rischiato dai. Di perdere la palla, fortunatamente ha guadagnato un calcio di punizione. Riparte il Vicenza con una punizione dalla Ferrari. Allora, esce il numero 21 del Vicenza, che è Bangu, ed entra il numero 29, che è... Aspetta, ti dico. Che 29, Tassi. Tassi. Eccolo qua, Tassi, lo vediamo per la prima volta. Avevo già preannunciato che secondo me sarebbe entrato perché già il mister l'aveva provato in settimana. Poi sta per entrare Ferrari ed esce il numero 26, Comi. Comi. Quindi cambia una logico. Staffetta tra i due punte cambia del niente, Vicenza. Cambia niente. Dai. Cambia poco. Diciamo che vogliamo vedere sto Tassi qua, come sono i piedi. Beh, assolutamente sì. Questo vogliamo vederlo poi all'opera. Sì, Ferrari, mentre ci sono questi cambi, andiamo con la locandina del Veneto imbruttito, per piacere, dalla regia, perché eccolo qua, l'aperitivo Bueo. Due, perché il primo è stato un successone. Ma... È stato un successone, è stato un evento che ho lanciato il 27 agosto. C'eravamo noi, Io sì, infatti, era Bueo per quello. Scusami Andrea, no, l'ho lanciato. C'era anche Cleopatra. Fatelo parlare, fatemelo rivedere la schermata pure della regia, grazie, vai.
No, il 27 agosto abbiamo lanciato questo nuovo format, insomma, che vuole un attimo riscoprire le tradizioni venete. È andato molto bene, ci sono state più di 2000 persone a Camisano Vicentino da un'osteria che si chiama Dalla Moma. Rifacciamo questo aperitivo bueo con lo stesso format, con gli stessi ospiti, aggiungendo lo show dei trattori. Stavolta, ma quelli grossi, cioè, no? Quelli che Tina Muller, No, Tina Muller non che sia, ho messo Cleopatra come... Perché Cleopatra è montata sul palco l'altra volta, nell'aperitivo bueo, durante l'aperitivo bueo, la gente è rimasta estasiata, non tanto quando l'ha vista, perché tanto si chiedeva cosa c'è sta roba qua, ma proprio lei, cosa c'è? Ma è stata estasiata quando ha cominciato a cantare. Sì, quando ha cantato la bambola, quasi esatto. Quasi un po' come com'è che si dice il barzellettiere. Ah, bravo, parliamo di barzellettiere. Allora, intanto vi aspettiamo a Piombino Dese, giusto? Piombino Dese c'è Vinda Migiana, Panini Onti, il barzellettiere Veneto. Sì, vabbè, insomma, due live di due gruppi musicali. Ci sono io, che faccio un po' di animazione. Fabiano Aro non viene perché è troppo distante, mi sa, sì, assolutamente sì. Fabiano Aro fa di animazione. Io vado in animazione, sì. Ma un'altra volta è venuto, volevo farlo salire sul palco, ma si vergognava. Pensa a te, è tutto dire. Però quando parliamo avevo di barzellettieri veneti, sì. Parliamo di barzellettieri veneti, adesso te le faccio sentire le vere barzellette fra due minuti però, perché sennò diamo tutte le notizie adesso, perché lanciatissimo. Andiamo di nuovo con la partita però. Dai. Sì, c'è un altro cambio, stavolta è per il Fano, altri due giocatori stanno lasciando il campo, ne entrano altri due. Quindi questi cambi, questa regola dei cambi quest'anno ci sta portando a vedere spesso doppie sostituzioni, quindi proprio per sfruttare i maggiori cambi a disposizione. Forse sono addirittura tre i giocatori del Fano che stanno entrando. Ecco, volevo ricordare a Bisoli, insomma, mi ha mandato una frecciatina. Aspetta, che sì, avevo già letto. Stanno entrando, sì, siamo sopra di un punto i Magnagatti. Ecco, volevo dire che adesso siamo noi sopra di un punto del Padova. E con loro possiamo veramente dirlo, visto che anche loro hanno una partita in meno rispetto a noi. Francesco, questi cambi, vabbè, ci stanno in questa... No, sono pari come noi, anche loro hanno riposato. Pari come noi. Ah, ok, non avevo capito, scusami. Sì, tre cambi nelle fila del Fano sono stati Eklu, Melandri e Fioretti, il giocatore di cui parlavo all'inizio, che è la punta teoricamente più pericolosa sulla carta del Fano. Sta provando a cambiare qualcosa a Cutone, ma direi che la partita sembra incanalarsi sui binari preferiti del Vicenza, ovvero si gioca un po' sotto ritmo con il gioco che ristagna a centrocampo. Sono curioso come voi di vedere all'opera Tassi, che per il momento ha toccato ancora pochi palloni, adesso ne ha recuperato uno e sono arrivati degli applausi convinti da parte dei distinti. Bene, grazie Fra. Marco, messaggi. Sì, un messaggio per Fabio, chiede se sai qualcosa di più da dirci sul caso Mastrotto. Ma chi è che ha sparato di Mastrotto? No, nessuno, vai avanti. È una voce che girava anche a Vicenza ieri. Poi un altro... Sembra che sia anche, come si chiama, quello di Fiat, Agnelli, che compra Vicenza. Dall'oltretomba? Sì. Mastrotto, Agnelli, uguale, dai. Ma vedi che chiamo qua il reverendo, può fare qualcosa. Che c'entra, uno no, ma basta sparare un nome, qua diventa così. Pioppia. Poi un altro messaggio dice, abbiamo visto che alzando un po' il ritmo il Fano va molto in difficoltà. Ma dai, ma si vede, insomma, siamo una superiori. Una Vicenza ha cominciato a spingere, ha cominciato a far girare la palla. Il Fano non abbiamo c'è più, trovato ragazzi, due gol. Il Fano non c'è più adesso. Beh, comunque ragazzi, ricordiamo che tipo di squadra è il Fano e sinceramente non è che avessimo visto un Vicenza particolarmente grintoso nei primi 40 minuti, Don Federico? Sì, rischiano di essere più difficili queste partite rispetto a quelle, voglio dire, dove ci sono squadre più blasonate. Tipo il Padova. Guarda, dici bene, ti ricordi? Queste squadre rischiano di chiudersi, ma se si chiudono a riccio... Ma lo faranno tutte le squadre come questi qua? Comunque, vi ricordate anche la scorsa stagione che per il Vicenza era molto più quasi semplice, tra virgolette, sì. Era semplice giocare con le squadre più in alto in classifica rispetto a quelle... non giochiamo ancora da Serie C, Sara, e questo è il motivo. Noi siamo ancora una squadra bella, giovane, grintosa, ma non giochiamo da Serie C. Siamo troppo belli forse ancora, da questo punto di vista qua. Le altre giocano più da... Hai detto totalmente spinge Vicenza sulla destra, siamo sulla linea di fondo con Bianchi, la mette in mezzo, Bianchi molto bene. Non riusciamo ad arrivarci di testa, la palla arriva fuori area con Ferrari che va al tiro, respinto.
comunque siamo lì. Ma era Romizzi che è andato al tiro. Sì, dobbiamo essere secondi, siamo sempre pericolosi. Abbiamo la partita in mano, sì. E ma dai, il fallo non c'è più, ragazzi. Dobbiamo commentare fino, sì, alla c'è anche la possibilità di provare qualche giocatore in questo caso. Ma infatti, perché... se non lo fai adesso, quando lo fai? Attenzione, bella, con Vicenza, tiro! Dai, no! No, che peccato! È stata bella l'intuizione di Giacomelli in profondità per Ferrari. È scattato in tempo sul filo il fuorigioco, attenzione, è andato al di là dei difensori avversari, è andato al tiro, ha tentato il tiro, fallo, sì, ha fintato, giallo, è rientrato sul piede destro, palla portata via, fallo, dal difensore, rosso, espulso, rosso, per rosso, espulso Bianchi, l'ultimo perché... uomo in linea, ragazzi, è giusto, è il regolamento, voglio rivederlo, mi sembra un po' esagerato, no, è regolamento, ragazzi, c'era comunque un altro difensore, no, che no, stava, no, era lui, era l'ultimo uomo, voglio in linea, rivederla, rivediamolo un attimino, dai, se ce lo fanno rivedere da, da casa, se l'hai espulso, ragazzi, c'è un motivo, l'arbitro è arrivato direttamente col cartellino rosso sventolato a Bianchi, adesso arriva Giacomelli a protestare. Sembrava che l'attaccante del Fano fosse indirizzato, vedi, lateralmente, ma e c'era anche il difensore centrale. C'è l'altro difensore là. C'è un uomo dietro. È un, è un provvedimento sbagliato dell'arbitro. Ma c'è un uomo dietro. È completamente sbagliato questo provvedimento. E non è neanche una chiara occasione da gol. Ha ragione a lamentarsi Giacomelli, il provvedimento dubbio, sbagliato. Rosso, no? Francesco! Ma scherziamo, è un doppio peccato, prima perché diretta, Bianchi serviva visto gli infortunati, visto che non sta proprio tanto bene, poi perché l'arbitro proprio ha sbagliato in pieno qui. È stata una follia arbitrale, pronto ad entrare subito in campo per rimettere una posizione in difesa sul lato destro, ricordo il regolamento, se ce ne fosse bisogno, perché ci sia espulsione, ci vuole la chiara occasione da gol, non c'entra se un giocatore è l'ultimo uomo o se è indirizzato verso la porta. La chiara occasione da gol non ci poteva essere, chiaramente eravamo a oltre 30 metri dalla porta, dal punto da dove è stato battuto il calcio di punizione, sorpresa da parte di tutti. La partita in qualche modo viene riaperta in questo senso, perché Vicenza dovrà giocare 24 minuti in inferiorità numerica, adesso esce Giacomelli ed entra Turi al suo posto, e quindi Vicenza che dovrà finire la gara in 10 uomini. Ma ripeto, decisione cervellotica dell'arbitro, mi avevate detto nel primo tempo aveva arbitrato bene, alla prima occasione in cui ha dovuto prendere una decisione di un certo spessore, l'ha cannata completamente. Scusa Francesco, perché, Francesco, dalla televisione non è che si veda tanto bene, tu vedi bene da lì chiaramente, sei al menti, ma quindi non era occasione da gol, per capirci. No. Ci vuole la chiara occasione da gol sta per concretizzare. Ma era distante ancora dalla porta, questo voglio capire. Eravamo a circa 28-30 metri. Ma c'era anche Milesi che poteva arrivare. Hai visto dove era l'uomo? In più c'era un altro uomo dopo. Ascoltami, quindi questo cambio è perché mister Colombo vuole portarsi a casa la partita, tanto ormai i due gol li abbiamo fatti, quindi se anche in attacco non abbiamo più persone. Scusami un attimo, si va più a difendere, giusto Francesco? No, più che altro devi portare di nuovo la linea 4, in questo senso non c'è un giocatore del Vicenza che abbia le caratteristiche per sostituire Bianchi, entra Turi, in qualche modo tu adesso giochi con un 4-3-2 e ti tieni la linea difensiva a 4 che fino ad ora ha retto egregiamente, però ti viene a mancare un sì. Purtroppo cambia l'inerzia adesso della partita perché il Fano prende coraggio, si trova con un uomo in più. E tra l'altro, Francesco, non era nemmeno ultimo uomo il povero Bianchi, perché avevamo un centrale difensivo che era rientrato. Ma ripeto, anche se fosse stato ultimo uomo, non era occasione da gol. Il regolamento dice chiara occasione da gol. Puoi essere ultimo uomo finché vuoi, ma non viene espulso se fai fallo da ultimo uomo. Ci vuole la chiara occasione da gol. Francesco, tra l'altro, non è stato un fallo. Attenzione, non è stato un fallo di uno sgambetto, è stato un contatto che sì, è andato addosso all'avversario. Cioè, queste qua sono tipiche partite che sono chiuse e riaperte da un'invenzione arbitrale. Sposo quello che stai dicendo, perché è esattamente andata così. Cioè, il Bianchi si è appoggiato. Si è appoggiato, cioè non è neanche stato un fallo cattivo da dire vabbè, è un fallo cattivo. Proprio è un fallo banale, da stupido. Sì, ma se è una cosa grave così, non doveva neanche più arbitrare un arbitro del genere. No, c'è solo che l'ha fatto di peggio. Arbitrano ancora. Hanno delle persone che la valutano. Guarda, che noi siamo per il perdono.
sì. Sempre e comunque allora, questo no, sicuramente attacca il Vicenza ancora, siamo in area del Fano, palla messa fuori, comunque una partita se dobbiamo essere bravi a tenere alto il nostro baricentro adesso, nonostante essere uno in meno come dobbiamo essere bravi a ribattere un uomo in meno, poi dai ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando, stiamo giocando, stiamo vincendo 2-0, c'è cioè un uomo di meno, possiamo farcela, voglio dire, non c'è una cosa, facciamo chiudersi troppo in difesa, cioè non è che abbiamo il Real Madrid davanti, possiamo farcela, ma se per sbaglio fanno un gol, cioè, vabbè, dobbiamo riaperta la partita, grazie al arbitro. Marco Arezzo, devi alzare il baricentro, se no rischi di prendere il gol, è vero? Possiamo anche fare il terzo noi in contropiede. Sì, ma non devi chiuderti in difesa, questo bisogna sì. Importante. Adesso è fondamentale il gioco di Ferrari quando riceve palla, saperla difendere là in alto, magari prendere qualche fallo. E guadagnarsi i falli. E far passare il tempo. Anche perché adesso l'arbitro, però, spero che abbia capito che è stato un po' ricco. Così se compensa fa il doppio. Scusami ragazzi, ma la VAR cosa ha detto qui? No, aveva fatto così anche prima l'arbitro. Visto e rivisto, vero? Cioè, era proprio... non ha detto niente, maledizione. La Serie C non dice niente. Pubblicità fra poco. Vai. E barzelletta dopo, Dunque, siamo in 10 perché è stato espulso in maniera veramente inappropriata Bianchi. Bianchi che stava facendo bene, era ritornato dopo un infortunio e adesso stava sostituendo, di fatto riprendendo la sua posizione in difesa. L'arbitro non ci ha visto per niente bene, ma siamo comunque ancora in vantaggio di 2-0. Siamo al 73esimo, quindi mancano ancora un 15 minuti abbondanti più quelli di recupero. Dimmi, Don Federico. C'è stato un cambio da parte del Fano che, come era da abbastanza facile, una sostituzione, è uscito numero 8, un centrocampista, Schiavini, ed è entrato il numero 21, Rolfini, una punta. Comunque ragazzi, dai, ce l'abbiamo in mano la partita. Ecco, due secondi fa ha detto... No, ho detto niente. Aspetta un attimo. Sono ancora 17 minuti davanti. Recupero. Quanto è la barzelletta? Che dura, che facciamo fatica a vincere, dobbiamo tenere... Non ho mai detto. Per favore. Fabio, vuoi ridere? Sì. Boh, vai. Scaramanzia. Silenzio. No, non è bisogno. Silenzio allora, vai. Intanto volevo farvi i complimenti perché sembra una delle mie serate tutto improvvisato, ognuno dice qualcosa, ognuno aggiunge, ognuno toglie, quindi complimenti che potremmo fare una bella serata comica assieme, sì. Voi tutti assieme, anche col Don, anche col Dito Dan. Sai che in canonica se mangia da Dio non si paga una Madonna, da sempre, ci sono problemi. Sai che sono Semo, che signora che bisogna rispondere al telefono. Il suo marito che dice dal divano che c'era di guardare la partita del Vicenza. Chi che c'era da che altra parte? Beh, sta buon. Te mi dici sempre che sto tanto al telefono. Guarda che sono sta solo che 20 minuti. Sì, ma mi voglio sapere chi che c'era da che altra parte. È uno che aveva sbagliato il numero. Quindi è un classico. 20 minuti. Beh, tipico delle donne d'altra parte. Quindi questo sicuramente sono più brutti le donne o gli uomini veneti? Gli uomini o le donne venete? Sì. No, beh, le donne sono imbruttite. Bellissime. Ah, imbruttite o brutte? Perché imbruttito. No, imbruttito, guarda che vuol dire un'altra cosa. Lo so, che è più imbruttito. Perché l'imbruttito è il genuino. No, l'uomo veneto è più imbruttito, è anche più orgoglioso di essere genuino, di essere veneto, della sua origine, insomma. Invece le donne venete? Le donne del Veneto sono proprio belle. È bella questa. Non imbruttite, ma proprio belle. La canzone di Luciano, orgoglioso di essere veneto, vero Luciano? Orgoglioso di essere venetoso del mondo, venetoso del mondo. Ha fatto una canzone? È una canzone che abbiamo scritto noi. Veramente? Sì, scusa, ringraziami, Luciano. No, l'ho pubblicata. Sì, fatto... è scritta da me, Cappello e un altro. È praticamente diventata l'inno che faremo la festa dopo, se tutto va bene, l'ha decretata il presidente Zaia, l'inno di queste elezioni. Scusa, ringraziami che te l'ho ricordato. Grazie, scusa. Boh, anche Zaia, non ci sta. Ma vedi che non mi faccio pubblicità. Sapevi che fosse lui uno degli autori? No, assolutamente. A proposito di Zaia. Tutte le canzoni. A proposito di Zaia, poi c'è dopo stasera. Tutte le canzoni in dialetto. Se tu vai e scrivi Luciano Gaggia video. Tutte le canzoni in dialetto. Ascete Piego. E avanti, tutte le canzoni dove cover così, ce ne saranno 20-30. Bellissima è la donna sul balcone.
I selfie noi siamo. I selfie. E ce ne sono di tutti i dialetti. Beh, adesso lo so che ti tiene. Tutte le cover famose. Ti ingolosisce sta cosa? Sì, no, mi è piaciuta. Beh, tu pensa che questa qua ha preso 700.000 visualizazioni. Sì, ma è anche 2-0. Al 2 secondi solo, che poi torniamo ancora con questa cosa, però avete nominato Zai, allora permettetemi di ricordarlo che poi alle 22.30 andrà in onda prima serata, ospite proprio ci sarà il governatore del Veneto, Luca Zai, fra pochissimo, noi, qua fuori dagli mezz'oretta, mezz'oretta, poco meno di mezz'ora, e prima serata in onda su TVA. E dimmi una cosa al volo. No, volevo collegarmi al discorso che faceva il nostro amico di dialetto veneto, noi altri dobbiamo prendere sicuramente orgoglio dei nostri nonni, perché se pensiamo come che parlava i nostri nonni, il nonno ti diceva vien qua, va là, vien dentro che te te scaldi fuori, senti a tesoro che te tiri, vidi umoro che te te sciari, quindi qui doppio sensi, sicuramente... Per cui sei buon pericoloso, ma insomma va bene. Sì, ma no, insomma però... Vien dentro che te scaldi fuori. Però se te pensi che da quanto che i nostri nonni si scaldava per bere... Mi ricordo che a mio nonno, che ho detto, nonno, ti giuro, ti farò un funerale meraviglioso, perché uno come te... E lui mi ha detto, no, io non voglio nessun funerale né per terra né nel canto e neanche non voglio essere cremato, perché ho pensato che con tutto il vino che ho bevuto moro mi faccio imbutigliare, quindi... Partite Marco, bella però, scusatemi. Sì. Vai Marco. È una partita che il Vicenza riesce per il momento a controllare senza particolari patemi. Il Fano ha guadagnato, come ci può stare, qualche metro, però non riesce ad essere pericoloso fortunatamente. Siamo arrivati già al 78esimo, quindi mancano 12 minuti. Il tempo è poco per il Fano, deve accelerare le operazioni. Per il momento il Vicenza si difende bene. Abbiamo imbottigliato il Fano, eh? L'abbiamo imbottigliato bene, vero? Sì. Abbiamo addormentato, come si suol dire, la partita. Sì, abbiamo ridotto molto i ritmi. Quando abbiamo palla riusciamo abbastanza bene a gestirla senza particolari difficoltà, tranne adesso che abbiamo perso palla. In fase difensiva abbiamo concesso, regalato una palla al Fano, però raddoppiamo bene, li teniamo lì. Sì, dai, ci siamo. Dai. Francesco Tassi, da dov'è che arriva? Tassi ha iniziato dalle giovanili dell'Inter, adesso a Londra, e adesso arriva qua, tra l'altro in prestito, per quello che mi risulta, e sta toccando uno dei pochi palloni, perché purtroppo era entrato per dirigere, diciamo, un po' il gioco del Vicenza. In realtà adesso con la squadra che adesso subisce una grande occasione per il Fano, che va a prendersi il calcio di rigore. Rigore per il Fano, 35esimo, è ammonizione per il portiere Valentini. Porca, vi lascio se volete, perché dobbiamo ancora vederlo. Lo vedrete anche voi. Ok, grazie Fra. Va bene, andiamo avanti adesso allora. Andiamo a comandare questo rigore. Vediamo quanto bravo è questo portiere, che comunque diverse soddisfazioni se le date, e spesso Valentini è stato migliore in campo, no? Proprio per le sue qualità, allora, diciamo, ha una buona esperienza, staremo a vedere. Allora, intanto continuiamo a parlare, che deve ancora arrivare il rigore. Sì, siamo ancora un po' indietro, la palla è gestita. Eccolo qui, rigore, abbiamo perso palla in fase in posizione d'attacco, sbaglia un intervento in posizione difensiva, l'attaccante del Fano salta nettamente Valentini, che lo mette giù, il rigore è netto. Allora, c'è da dire questo, scusatemi, probabilmente l'arbitro avrà capito dell'errore di prima, starà cercando di rimediare. Era adesso. Sì. Doveva spellare il portiere. Era da spellere il portiere. Sicuramente stiamo a vedere questo calcio di rigore. Andiamo qui col calcio di rigore, purtroppo in favore del Fano. Ma cosa sta facendo? Ma... Rigore netto, purtroppo il portiere non poteva fare altro che fermarlo, buttarlo giù. Che peccato comunque, ragazzi. Dai, sarebbe veramente Valentini. Un peccato per lasciare una partita che era così facile per noi. Allora, tutto pronto per il Fano. Calcio di rigore, 2-0 per il Vicenza, siamo a 10 minuti alla conclusione della partita. Secondo me lo sbaglia. No. Anche secondo me, io sento che lo sbaglia. Lo sbaglia. Ragazzi, commentiamo. Calcio di rigore, tutto pronto. Magari lo parte. Per me lo butta fuori. Parte, attenzione, io sento che lo sbaglia. Va alla conclusione, tiro, gol. Gol del Fano. Bravo. Vicenza 2, Fano 1. Ha segnato il numero 9, mi sembra, del Fano. Sì. Fioretti, ne è entrato. Vabbè. Quell'episodio lì, se io non godo di questo tipo, comprometto tutta la partita. All'81esimo è arrivato il gol del Fano, che accorcia le distanze. Peccato, adesso si fa difficile. Terzo gol subito in campionato. Ma comunque è colpo giocare in 10 e prendere un gol in contropiede. Loro hanno giocato in 12 e avevano l'arbitro in più. Comunque...
giusto ricordare che 3 gol in 7 giornate sono pochi, ragazzi. Comunque. In ogni caso, sì, altro cambio per. Entra il 17 Frano. Favo. Quello che si diceva prima, come una decisione arbitrale non cambia corretta, tutto. Può davvero cambiare. Cioè, hai 10 minuti. Dai, ragazzi. 10 minuti bene, dove dobbiamo veramente difenderci, certo, adesso, sì. Perché da vincere ad andare ad un pareggio è un attimo, il Vicenza deve starci, deve esserci. Bisogna sperare, avanti, dai, forza. Dobbiamo lottare, sì. Adesso ci vorrebbe il sostegno del pubblico, adesso sì, ci vorrebbe il sostegno primo del pubblico. Primo e secondo bisogna fare le barricate, non andare troppo avanti. Guarda come corre il Fano adesso, ragazzi, guardate come corre. Ma come corre? Se sono in 10 e contro 11 e più... Hanno preso coraggio dopo il gol, è normale, no? Però di solito la squadra che ha un uomo in meno riesce sempre a gestire meglio la gara. Stavolta siamo cambiati. Sì, ma hanno appena segnato. Psicologicamente sono più carichi adesso loro. Ma ovvio. È normale, sì, no? Loro ci credono, chiaramente ci credono. Vorrei capire se avremo occasione nel prossimo collegamento con Francesco, se il pubblico ha cambiato il suo atteggiamento, perché adesso c'è davvero bisogno che questi ragazzi vengano aiutati. Francesco, scusatemi, diamolo subito. Prima li hanno inquadrati e stavano incitando. Francesco, com'è il pubblico adesso? È una speranza vana che abbia cambiato il suo atteggiamento. Si resta nel silenzio più totale, qualche urla di disapprovazione adesso della tribuna per un brutto fallo a centrocampo del numero 21 Rolfini, ma per il resto curva ancora seduta in assoluto silenzio, e confermo che ci sarebbe davvero bisogno del pubblico, perché saranno 7-8 minuti di assoluta sofferenza. È pronto a entrare in campo Di Molfetta con la squadra, il Vicente, che si è messa con un 4-4-1, Ferrari davanti e doppia linea a centrocampo difesa, proprio per cercare di preservare il risultato. Di Molfetta pronto ad entrare in campo e Salifu al posto di Romizzi e, perdonatemi un secondo, vediamo chi è l'altro giocatore che esce, De Giorgio. De Giorgio. Ha fatto gran poco De Giorgio oggi, poco, vero, poco, Francesco? Sì. Ha Giorgio fatto tre partite molto poco, confermo De Giorgio assolutamente sotto la sufficienza. È da 3 giornate che non gioca così, sì, però De Giorgio. Ha fatto il cross al gol di Giacomelli e direi poco o nulla altro. Ma Francesco, che cos'è che ha? Perché comunque il mister diceva, lo cerchiamo di valutarlo insieme, se la sente, se sta bene, se non sta bene. No, ma non è una questione secondo me fisica per De Giorgio. La partita ha vissuto di strappi, abbiamo detto, una fase iniziale molto blanda per il Vicenza, un finale in crescendo, poi nel secondo tempo, una volta arrivati sul 2-0, partita completamente addormentata, arriva la decisione dell'arbitro, partita che viene improvvisamente riaperta. In tutto questo De Giorgio non è mai sembrato calarsi proprio nella gara, proprio mentalmente. Però ecco, Francesco, sono 3 giornate che gioca così, Ma è 3 giornate che gioca così. Nelle ultime due la sufficienza c'era arrivato a prenderla. Oggi sinceramente no. Diciamo, Fabio, che da De Giorgio ci si aspetta sempre molto di più. Ovvio. È uno di quei giocatori che a Vicenza dovrebbe fare la differenza. Se non la fa, è logico che ovviamente diventa molto più evidente non rispetto magari a prove opache di tanti suoi compagni. Esatto. Grazie, Fra. Messaggi, Marco? Sì, alcuni messaggi sono uno di auguri a Francesco che fa il compleanno, poi a Martina, Patrick e Andy che ci salutano. Altri chiedono a Fabio se chiede la classifica, ma è ancora presto, chiediamo negli ultimi minuti. Ho portato male tutto l'anno. Un altro messaggio dice, caro Fabio, le cordate per il Vicenza sono due e non sono di Vicentini. Ma dai, veramente. Ti risulta? L'abbiamo detto prima che non sono Vicentini, ma non sono due cordate. E comunque sono sicuramente esperti del settore, molto esperti. Quindi basta. Non è che insomma che vengono per altre motivazioni. State sereni. Qualcosa in più sanno, speriamo che si vada a buon fine in realtà. No, Sara, diciamo che stiano sereni, dai. No, dillo tu quello, io dico speriamo che vada a buon fine. Agitati. E che sicuramente sono più del settore, che quindi non è che vedono in Vicenza un banco di prova per fare delle altre cose, ma insomma sono interessati e capiscono molto bene. E l'ultimo è un saluto per una squadra di calcio del Cresole 80 che ci segue ogni volta. Ho visto anche saluti per Andreas Ronco, questo l'ho visto, per il Veneto imbruttito. Non c'è il nome, non so se è una donna o un uomo. No, se fosse la donna ci avrebbe scritto il nome, credi a me. Può scrivere nel profilo Facebook. Sì, perché... Non si perde mai opportunità. L'ho capito, sì. Che tutto... Posso dire anch'io una cosa veneta come lui? Sì. Tipo che è una cosa della tradizione, proprio della nostra lingua veneta. Vai. Che mia mamma, quando gli era... Cioè, quando era arrabbiata dal caro piccolo, diceva sempre in Veneto, cioè, a te do tanti sciafoni a do finché noi diventa dispari.
Cioè, il tipo che intendeva che erano infiniti, io non ho mai capito, non sapeva ciapatante. Ma l'abbiamo capito noi in realtà. Sì. L'abbiamo capito dopo, infatti non sapeva ciapatante. Lo capiamo noi che te le ha date tante. Vedo che Don Federico ride, vedi come ride Don Federico. È anche a lui battesa, Cresima è battesa ed anche a sacramenti. Basta, oggi veramente stiamo andando il meglio. Infatti, Sara, siamo celestiali stasera, dimmi, dimmi. Veramente. Infatti volevo dire al nostro amico qua che una volta adesso le mamme moderne, se hanno problemi con i figli, vanno dal psicologo. Noi altri che venivamo in casa il psicologo. Non è che aveva parlato qua a destra, qua a sinistra. Ah, sì, sì. Puoi sberle, vero, altro che psicologo. Quindi, mi ha cambiato tanto. No, adesso dice come te l'ho fatto tedesco. Sì. Bello, mi piace. D'altra parte noi di Vicenza parliamo, siamo vicentini a tutti gli effetti. Ci piace, ragazzi, anche ogni tanto avere un po' di tradizione. 87esimo, calcio di punizione in favore del Vicenza. Siamo a circa 25 metri dalla porta. Teniamo duro, dai. Saranno Nori. Comunque un 4-5 minuti di recupero, questo è pacifico. Quindi... Ecco, tutte le sostituzioni, eccetera. Sì. Stiamo perdendo tempo in questo frangente, nostro giocatore è rimasto un po' a terra, adesso abbiamo un calcio di punizione, siamo nella loro metà campo, quindi siamo lontani dalla nostra area. È importantissimo in questa fase della partita tenere il pallone più lontano possibile. Sì, no? Due minuti alla fine, più recupero, dai. La palla c'è Tassi. Che ecco va qua. Adesso a batterlo lungo, andiamo a cercare la linea di fondo, teniamo lì la palla, siamo sempre sul lato lungo dell'area, la palla ce l'ha ancora il Vicenza che la recupera molto bene, vai via, guadagna il fondo e la teniamo lì, siamo in prossimità del calcio d'angolo e stiamo tenendo palla, l'ha voluta Colombo, molto bene, bravi, molto bene, così si fa, molto bene a proteggere palla lì. Punizione a favore del Vicenza. Vedi, queste sono indicazioni che arrivano dall'allenatore. Per forza. Non riuscivamo a farle, se non le facevamo l'anno scorso, ma tanti anni fa. Cioè, Fabio, spiega. No, nel senso che appunto adesso l'allenatore ha mandato questi input alla squadra, nel senso di tenere palla, di perdere tempo, di portarla vicino alla bandiera del calcio d'angolo, ed è quello che stanno facendo i giocatori. Il più grande siamo arrivati quasi al 90esimo. Vicenza che faceva queste cose qua, chi era? Cosa? Il più grande giocatore di tutti i tempi del Vicenza che faceva queste cose qua. Lo mettevano a 20 minuti alla fine, tante volte dice prendi il pallone. Di Miliani, però. Vendrame. Ah, beh, Vendrame, sì. Beh, siamo gli anni. Anni 70. Eravamo paurosi. Prendeva il pallone e si metteva al calcio d'angolo. Adesso è diventato un poeta. Fa libri. Beh, sì, da tanto. Ognuno fa. Si riparte con un rinvio del fondo per il Fano. Proprio. Il poeta vabbè, in campo. Dai, stiamo entrando nell'89esimo minuto, quindi manca veramente poco. Non passa mai, ragazzi. Sempre quando le partite sono tese così. Adesso, dai, via, tieni palla. Abbiamo riconquistato palla, cerchiamo di tenerla. Ovviamente il Fano sta pressando, ci pressa con raddoppi di marcatura a tutto campo. Ma Colombo dov'è, ragazzi? Non lo vedo in piedi io. Dov'è Colombo? Vabbè, sarà lì da qualche parte. Vediamo quanti minuti di recupero daranno. Invece 4, sicuri. Quando siamo in Serie G non riusciamo mai a capire i minuti di recupero. Ecco, c'è un metodo col... Ma ci aiuterà di sicuro Francesco Formaggio dalla sua postazione. Quanti minuti ha dato di recupero? 4 minuti. Dai, dobbiamo soffrire ancora. Mamma ancora mia, un po'. Ma Francesco è già avanti lui di due. Per quello glielo ho chiesto a lui, d'altra parte. Chiedi quanti minuti mancano a Francesco adesso. Niente, no, perché... ma lui è già avanti, no, dai. Francesco, quanti minuti mancano di recupero? Scusa. 45esimo e 30, se proprio lo volete sapere. Grazie Francesco, grazie. Palla in mano a Valentini. Meno male. Almeno lui. Ecco, eccolo qua, Ometto, per 4 minuti. Tra l'altro Enzo Ometto è stato allenatore mio e del ragazzo lì che è qui in tutto il pubblico con noi, che eravamo in squadra insieme. Ecco, perché sono ridotti così. Sì, perché no. Ci sta guardando. Chi? Mi ha mandato un messaggio che ci sta guardando. Ah, grazie allora Mauri. Ecco, perché per cui... lunedì sera alle 18.30 saremo in diretta, esatto, con diretta biancorossa per commentare la partita del Vicenza e ospite con noi in studio a commentarla un grande giocatore del Vicenza che da poco abbiamo rivisto nei nostri lidi perché insomma Coppa Italia. Via dicendo, però lui tanto distante non è, sempre in Veneto sta allenando, lui allena la primavera del Venezia chiaramente, e quindi avremo Maurizio Rossi. Grazie Mauri. Ciao Mauri. Ti aspettiamo, intanto Don Federico ti tiene caldo il posto, va bene? Sì. Te lo benedice anche. Ecco. Dai che parte Vicenza ancora ragazzi, dai. Sì, riproviamo dai. Con Ferrari, la palla viene difesa da Ferrari, Ferrari cerca di nuovo il fondo, ma stavolta viene fermato. Tre e riparte il Fano. 3 minuti alla fine, dai. È dura ragazzi, è dura fino in fondo. Vabbè, dai. 2-1 palla giostrata in difesa dal Fano.
che cerca di aggirare, riparte dalla fascia di sinistra. Io devo rispondere a questo messaggio che a Padova abbiamo rubato un punto. Noi non abbiamo rubato niente, noi abbiamo giocato tranquillamente. No, Padova che... Dopodiché, se voi non siete riusciti a segnare, insomma, fatevene una ragione, dai. È il Padova che ha anche centrato la porta. Sicuramente una grande squadra. Il Padova sicuramente ha tenuto per 90 minuti un gioco veramente elevato. Abbiamo detto che il Padova è una buona squadra, l'abbiamo detto prima. Tu hai detto addirittura squadra da Serie B. Io ho detto che è anche una squadra da Serie B il Padova. Assolutamente, su questo non ci piove. Ripeto, ragazzi, hanno fatto 90 minuti. Cioè... Ma se gli attaccanti lo sanno mettere dentro, non è colpa nostra. Ma anche secondo me il Padova va in Serie B. Segnatevelo. Cioè... Secondo me va in Serie B il Padova quest'anno. Sì. Non so come, però l'hai detto tu, Igo. Vabbè, insomma, cioè, Vicenza, grazie Marco. Vedremo dopo se va. Ah, vedremo, giusto. Cioè, vedremo, c'è anche ragione. Ultimi minuti, Francesco. 47 e 40, si gioca fino al 49, Vicenza è sulla tre quarti campo offensiva, si è guadagnato un calcio di punizione, quindi palla sempre molto lontana dall'area di rigore, e Vicenza che cerca di giocare con il cronometro sempre vicino alle bandierine, a prendersi con esperienza dei palloni. Occhio perché in area Vicenza con Ferrari ne esce prudentemente per non perdere il pallone, scarica su Giraudo, siamo al limite dell'area del Fano, quindi ripeto, non c'è situazione di pericolo, Vicenza può passare ancora, ne mancano 48 di secondi al termine, c'è un calcio di punizione per il Fano che forse avrà l'ultima occasione della partita, un intervento davvero molto duro da parte di Romizzi, l'arbitro fischia il calcio di punizione, ha rischiato anche qualcosa a Limi, scusate, non era Romizzi sul calcio di punizione. Occhio perché il Fano potrebbe avere l'ultima opportunità, 48 e 33, meno di 30 secondi alla fine, tutti in avanti quelli del Fano, punizione da poco oltre la linea mediana, fischi del pubblico, dei distinti e della tribuna, il Vicenza con la doppia linea 4-4 riesce a respingere, direi che Ferrari in vola da solo verso la porta avversaria, Ferrari da solo fermato, ma su questa azione probabilmente l'arbitro darà il fischio di chiusura, così è, sì! Grazie Francesco! Grazie Francesco, prima domanda al mister, quale sarà? La prima domanda, intanto voglio vedere se i giocatori vanno sotto la curva a ringraziare i tifosi, questa è la prima cosa che voglio vedere, Sara. Grazie. La prima domanda che farò al mister è, sarà chiedergli il perché di quell'inizio così sottotono, se in qualche modo ha influito il clima dello stadio o se la squadra era in qualche modo impaurita dalle ultime prestazioni non propriamente esaltanti. Questa sarà la prima domanda che farò. La squadra sta andando sotto la curva? Se mi dai qualche secondo ti dico, adesso siamo al centrocampo, è partito l'inno del Vicenza, mi sembra che per il momento non ci sia intenzione, se mi dai la linea ora una ventina di secondi ancora, ti dico dalla curva stanno già scollando. Stanno già andando via dalla curva, vediamo un po'. Francesco, ti ricordi Bisoli che gli spingeva sempre sotto la curva? Noi che li volevamo ammazzare, quei giocatori. Era una scena. Che mi pare che non ci sia nessuno che li stia spingendo. C'è Colombo che sta andando a dare 5 a tutti i giocatori. Giacomelli adesso. Scusa, Francesco. Sì, forse vanno, Fabio. Forse può anche essere che abbiano avuto anche delle. Cioè, chiarire dalla società qualche, non so, indicazione. Stanno andando sotto la curva, vi confermo che c'è un accenno di sciarpata, applausi da parte della curva, applausi da parte della curva e solito tuffo sotto la curva, tanti applausi e adesso esultanza come se fosse una partita normale, ma non lo è stato. Sì. Almeno sotto il profilo del tifo. Certo. Grazie a voi. Grazie Francesco, le sue interviste le sentiremo nel telegiornale di domani. La classifica. Classifica al volo, intanto vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda prima serata ospite in studio il governatore del Veneto Luca Zaia, però vogliamo vedere assolutamente la classifica perché siamo bel, a non dirlo, a 14. Bene, eccoci lì con una partita in meno, voglio ricordarlo rispetto a molte altre squadre, quindi così insomma finiamo bene la San Benedettese comunque ragazzi in bellezza. Questi sono giorni sicuramente febbricitanti per il Vicenza Calcio, importanti le notizie che abbiamo dato tra il primo e il secondo tempo che pubblicheremo nella nostra pagina Facebook. Detto questo, grazie Veneto Imbruttito, grazie a voi e ci vediamo il 29 ottobre a Piombino Dese. Non mancheremo, ci andremo tutti noi, quindi vogliamo vedere quanto Veneto Imbruttito ci sarà. Io voglio vedere te invece quanto imbruttita sei. Oddio.
Poco. L'altra volta? Quando? Speriamo che stavolta ti riesco a convincere che a venire. Miseria. Vabbè, però no, sul palco a ballare con Cleopatra. No, perché no? Ormai ci siamo mica con Cleopatra. Sono legnosa. Anche cadaverico. Sono legnosa. Amici, comitato amici di Via Rovigo. Volevo dire solo che la prossima volta che si avrà ancora il piacere di tornare, porteremo il nostro calendario che da 15 anni lo facciamo per beneficenza, quindi lo mostreremo. Portaci anche il presidente. Allora, porteremo anche bene. Il nostro presidente del comitato amici di Via Rovigo. Solo, Enrico. Tra sì, anche di più. Allora, no, ma... Avete il sito internet? Sì, tu vai sul comitato amici di viarovigo.it, trovi tutto. Quindi perfetto, che così allora avete tutte le informazioni. Grazie per essere stati con noi. A lunedì 18.30, diretta biancorossa 21, rigorosamente calcio. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Renault, le auto possono ancora migliorarci la vita. Nuova Renault Clio, tua da 9.950 euro in caso di permuta o rottamazione. Nelle concessionarie Renault, Rigoni Franceschetti, di Vicenza e Tiene. Berica Carburanti, il tuo punto di riferimento e fiducia. Berica Carburanti, un piano di convenienza. Lino di Qui Giovanni, leader nel serramenti PVC, ritorna con la nuova LD Serramenti, gioiello della più sofisticata tecnologia avanzata. L'eccellenza su misura.